Buongiorno, diamo inizio ai lavori della nostra giornata di riflessione e di discussione. A me spetta semplicemente il compito di presentare la giornata e presentare gli eventi che abbiamo già svolto e che svolgeremo successivamente. Innanzitutto devo ringraziare i gentili ospiti che sono qui con noi, che prima di tutto gli ospiti istituzionali, che ringrazio particolarmente. Comincio dal sindaco di Ravenna, presidente della provincia Michele Di Pascale, che dopo ci porterà il suo saluto, dagli amministratori che saluto fraternamente qui presenti, Davide Ranalli, sindaco di Lugo, Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo, Pio Vaccari Luca, sindaco di Cotignola, Valentina Pali, sindaca di Russi. Ci ha raggiunto, però ci ha dovuto lasciare per un altro impegno, ma ci saluta tutti, Andrea Corsini in nome della giunta regionale. E sono inoltre con noi i rappresentanti delle cooperative, prima di tutto vedo molti presidenti e molti componenti dei consigli di amministrazione e soci di cooperative che saluto fraternamente, vedo i rappresentanti delle nostre associazioni sorelle, Mirko Coriaci di Conf Cooperative che saluto e Renato Lelli dell'AGC assieme a Alessandro Brunelli. Sono con noi rappresentanti anche di altre associazioni che lavorano con noi, diciamo. Noi, come sapete, come cooperatori, oltre che rappresentare le cooperative di lavoro, rappresentiamo anche altre componenti sociali come gli agricoltori, come gli artigiani, come gli operatori turistici, cioè quelle attività di imprenditoria che danno vita alle cosiddette cooperative di secondo grado. Qui saluto Danilo Misirocchi, che ho visto prima, che è il presidente romagnolo della CIA. Ho visto altri rappresentanti che poi dopo magari ho visto, mi pareva prima, il segretario della UIL di Ravenna, la Marinella Melandri, segretaria del CGL di Ravenna. Adesso, siccome il foglio è incompleto, scarico la responsabilità alla segreteria, come succede in questi casi. Un caro saluto a tutti. Vedo anche l'assessore di Consedice che saluto, ma che poteva accomodarsi con i suoi colleghi amministratori. Un caro saluto insomma a tutti, e in particolare ovviamente ai nostri relatori, a cominciare da Ezio Mauro, a quale abbiamo chiesto di discutere con noi in una giornata per noi importante di riflessione di quei giorni e di mettere in relazione quelle giornate di 100 anni fa che hanno segnato una particolare vicenda della storia italiana e della storia delle nostre comunità, e attraverso una riflessione che colleghi quei fatti anche ai momenti successivi, quindi anche ai giorni nostri, in un legame tra passato, presente e futuro, che è poi anche il passato, il presente e il futuro della cooperazione. Un ringraziamento poi agli altri relatori che discuteranno nella tavola rotonda successiva i saluti che svolgeremo. Inizio ovviamente da Lorenzo Cotignoli, che è il presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna. Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna che oggi compie 120 anni. Abbiamo scelto questa giornata proprio per questo, e abbiamo anche scelto di tenere questa discussione in questo palazzo, in questa sede, perché questa è la sede, il palazzo nel quale si trovava la Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna proprio 100 anni fa, ed è stato, questi sono i luoghi nei quali è successo quello che è successo, l'assalto, poi l'incendio da parte delle squadracce fasciste di Italo Balbo e quello che poi si è susseguito. Raffaella Biscioni,
che ringrazio, che interverrà successivamente nella nostra tavola rotonda e ci proporrà un ragionamento relativo alla, diciamo così, alla vicende, una lettura della vicenda dell'epoca attraverso anche le immagini che sono state raccolte, si sono ritrovate, anche l'utilizzo che queste immagini il fascismo fece. Fra l'altro è poi anche l'anticipazione della mostra che, una volta che abbiamo terminato la tavola rotonda, andremo a inaugurare proprio qui vicino nella cripta del palazzo della provincia, che è qui vicino, proprio qui, e che terremo aperta come mostra, inauguriamo oggi e teniamo aperta fino al 28 luglio, che è la data dell'assalto, nel quale terremo poi una grande manifestazione pubblica al Teatro Alighieri. E il professor Luparini, che nel suo intervento gli abbiamo chiesto di fare un ragionamento in particolare sulla giornata, quindi un rapporto tra la cronaca di quei giorni e quello che successe e succedeva, in una lettura diciamo così oggi per la contemporaneità dell'epoca. Poi il Ezio Mauro, che poi svilupperà la sua riflessione complessiva su quegli anni, anche con i riferimenti che riterrà opportuno fare anche a seguito dei recenti studi che abbiamo avuto modo di apprezzare anche e di leggere, che ha fatto proprio ultimamente. Condurrà la tavola rotonda Beppe Masetti, che ringrazio, che è il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza della provincia di Ravenna, che anche lui è esperto di quegli avvenimenti, di quei fatti che fanno parte, come potete immaginare, poi vi diranno loro meglio di me, della storia, del sedimento culturale e storico di questo territorio e della provincia di Ravenna. Ringrazio, e poi dopo cederò la parola, ovviamente i rappresentanti regionali e nazionali di Lega Coop, a cominciare dal presidente Mauro Lusetti, che ha voluto essere presente con noi e ce l'ha detto l'ultimo, quindi non l'abbiamo messo per ragioni di stampa, ma la sua agenda non era in nostro possesso in quel momento, quindi non potevamo fotografarla, e che ringraziamo, anche se ce l'avesse detto due minuti fa, il presidente regionale Giovanni Monti, e Daniele Montroni della regionale della Lega delle Cooperative, e tutti quanti voi. Io non aggiungo altro, sarei tentato di fare alcune considerazioni, ma non voglio portarvi altro tempo, mi limito a questo. Va a brisa questo? Rifaccio. Sì. Mi dimentico la metà dei ringraziamenti, quindi facciamo. Quindi mi limito a fare il bravo, fra virgolette, presentatore. Quindi inizierei subito invitando qui, a questo punto, perché questo mi pare che sia fuori uso, il sindaco Michele De Pascale, presidente della provincia, qui in quanto con entrambe le vesti, a portarci i suoi saluti. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Diciamo, a nome, un po' rimbomba. Vado là. Perché secondo me mi siedo tanto uguale. Tutto colpa della provincia. È colpa della provincia, infatti mi ha anticipato. Noi non c'entriamo, noi esatto. Cent'anni fa sì, ma adesso non c'entriamo niente. L'impianto è ancora quello originale acquistato dalla Lega delle Cooperative nel 1921, no? No, innanzitutto volevo ringraziare la,
Lega della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna e la Lega Coop Romagna per aver deciso di organizzare questa giornata e di averlo fatto in questa sede. Lo dico a nome mio, lo dico anche a nome, credo, dei presidenti della provincia che si sono succeduti negli anni alla guida di questo ente. La storia di questo palazzo è molto sentita da chi lavora all'interno, da chi vi lavora all'interno, sia come amministratore sia come dipendenti della, qui oggi diciamo ci lavorano tanti dipendenti della provincia di Ravenna e anche della regione Emilia-Romagna. C'è forte consapevolezza della storia di questo luogo e quindi diciamo il fatto che quando la Lega delle Cooperative mi ha chiesto un appuntamento per diciamo, programmare le celebrazioni per questo triste anniversario, devo dire ho raccolto da parte di tutta la comunità che abita questo luogo diciamo un grande apprezzamento e un senso del dovere molto molto forte, perché diciamo quella storia che qualche immagine ci ricordava e che poi verrà ripresa diciamo con più forza, cioè quindi quell'identità che viveva questo luogo e che è stata violentemente colpita 100 anni fa è un'identità molto radicata nella nostra comunità, nelle famiglie della provincia di Ravenna. Il movimento cooperativo ha sempre rappresentato da allora una parte determinante del tessuto sociale, economico, produttivo della nostra terra, ma diciamo in quella fase storica credo che noi possiamo riconoscere le radici della nostra identità come ravennati, come romagnoli, nella capacità diciamo che ebbe il movimento cooperativo in quella fase di emancipare da un punto di vista professionale, lavorativo, culturale, umano, sociale migliaia e migliaia di persone che vivevano il lavoro in una condizione diciamo di quasi di schiavitù, la potremmo definire, perché le condizioni anche nel nostro paese diciamo della vita rurale erano condizioni drammatiche per la vita delle persone, e quella capacità diciamo di trasformare quelle fatiche disumane, quelle sofferenze che oggi non riusciremo neanche a raccontare, quei sacrifici incredibili nella vita delle persone in un grande processo diciamo di crescita economica, di sviluppo, di democrazia, di conquista di diritti, ecco, io credo che rimanga una delle pagine indelebili della storia della nostra terra, e la dico così, che non fu certo colpita a caso. Diciamo, le squadracce fasciste a Ravenna compirono diverse azioni, li vedemmo già nel 1921 collegati alle celebrazioni dantesche, fecero la prova di quella che poi sarebbe stata la marcia su Roma, ci fu l'assalto alla Camera del Lavoro, ci fu l'assalto a circoli socialisti e inizialmente anche circoli repubblicani, ci fu diciamo tantissime azioni di violenza che misero a ferro e fuoco la città, che portarono devastazione, ma qui si colpiva dove diciamo si sapeva bene che cosa si colpiva, cioè si colpiva un'organizzazione che era riuscita a dare dignità, lavoro, ad aumentare il livello di democrazia dei lavoratori e delle lavoratrici per decine di migliaia di persone. Rispetto alla popolazione della Ravenna di allora erano numeri, poi Lorenzo diciamo credo che li riprenderà, ma erano numeri veramente sorprendenti. E diciamo, ed è evidente, non esiste una dittatura che possa pensare di affermarsi in un contesto in cui il lavoro è libero, il lavoro è tutelato, il lavoro è rispettato, dove il lavoro investe nella crescita culturale delle lavoratrici e dei lavoratori, perché qui il lavoro cooperativo costruiva teatri, emancipava, da bracciante si diventava presidente o dirigente di cooperativa, era un grande ascensore sociale, e quando una società è aperta, quando una società è libera, quando una società è democratica, le dittature non riescono ad affermarsi, e diciamo il modello cooperativo faceva paura allora,
possiamo dire che dà fastidio anche 100 anni dopo, ma qui si colpì per un motivo preciso. E la dico così, leggere che a 100 anni di distanza anche qualche articolazione dello Stato sente il dovere di portare tributi a chi fu la guida di quelle spedizioni, Italo Balbo, credo che vada pronunciato il nome, non deve stupire se poi genera in questo territorio e in altri territori, per fortuna, dico ancora, reazioni molto dure, molto forti da parte di tutta la società civile, perché diciamo, non esiste un paese, una comunità che possano vivere senza memoria. Non esiste un futuro libero che possa essere costruito in assenza di memoria, e soprattutto, diciamo, della memoria dei momenti fondanti della nostra Repubblica, della nostra democrazia, della nostra libertà. E quindi, diciamo, in questo anno, un anno difficile, purtroppo, diciamo, la storia è affezionata alle rime, e quindi questi anni venti del 2000, non dico che ci ricordano parallelamente gli anni venti del secolo scorso, però diciamo qualcosa ci deve essere che porta questa concentrazione straordinaria di fatti tragici nella seconda decade di tutti i secoli. Ecco, riscoprire quei valori, ricordare quei fatti tragici, riaffermare dei valori come quelli della tutela del lavoro, della connessione fra lavoro, democrazia e libertà, perché diciamo non c'è democrazia e libertà senza lavoro, e il lavoro è il principale strumento concreto per costruire democrazia e libertà in un paese. Ecco, io credo che possano essere estremamente importanti ed estremamente utili. Quindi grazie per la giornata di oggi, grazie per il lavoro che stiamo facendo anche per arrivare al 28 luglio. Speriamo, diciamo, di avere, diciamo, una giornata molto molto partecipata, anche in relazione con le nuove generazioni, che purtroppo chiaramente sono quelle che rischiano di sentire questi fatti come più distanti e meno conosciuti, ma poi il nostro impegno non finisce certo qui, sia sul versante istituzionale che su quello sociale, associativo e imprenditoriale. Quindi grazie a tutti e a tutte e buona giornata. Ringrazio il Presidente della Provincia, Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Ci ha giustamente ricordato anche il rapporto con le nuove generazioni. Noi infatti abbiamo iniziato questi eventi nel centenario rivolgendoci proprio a loro con un'iniziativa che abbiamo tenuto a cavallo tra il 25 aprile e il 1 maggio, proprio per dare significato anche a quel periodo, con i ragazzi della scuola superiore di Palermo, in uno spettacolo che assieme a Cooperare con Liberaterra abbiamo organizzato e abbiamo tenuto ai Teatri Dragoni di Meldole, al Teatro Rasi di Ravenna, proprio rivolto ai giovani. Sono stati bei momenti di partecipazione e di riflessione sui temi del rapporto tra la democrazia, la cooperazione e la legalità. Poi dopo il 28 luglio, lo dico anche a Michele, penso che sarebbe opportuno anche ragionare su come ricordare anche i caduti di quelle giornate, che di scontri che avvennero e che oltre a 100 anni di distanza, proprio perché non hanno avuto un riconoscimento storico, ma hanno ancora un riconoscimento simbolico, proponiamo di ragionare assieme all'amministrazione comunale, di trovare i modi e le forme, attraverso anche una proposta proprio dell'Istituto Storico della Resistenza, di dargli di fargli un ricordo significativo. Inviterei il nostro Presidente nazionale Mauro Lusetti a portarci i suoi saluti. Prego Mauro. Che sta tentando di utilizzare... Sì, quello lì è quello storico, è stato stilizzato diversamente, però era un po' più grosso adesso. Le tecnologie.
c'è un tocco magico. No, io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, anche se la presenza qua non era prevista, però le condizioni dell'agenda mi hanno consentito di stare con voi questa mattina e ne approfitto perché pochi minuti vi rubo. Questa è una stagione di celebrazioni, perché quello che non siamo riusciti a fare l'anno scorso per via della pandemia in qualche misura si concentra oggi. Quindi tra i 100 e i 101 anni, in quel biennio tragico, sono state più di 500 gli assalti alle cooperative, decine dei nostri ex colleghi, compagni, amici sono stati bastonati e uccisi. Tre settimane fa ero a Viareggio a una celebrazione di un barbaro e vigliacco assassinio di due giovani di 23 anni, un comunista e un anarchico, che facevano parte della Lega dei Maestri d'Ascia e Calafati, qualche cosa di antico, che furono uccisi in maniera veramente vigliacca da parte di una squadraccia di fascisti. E io credo che il celebrare oggi questi eventi si abbia un valore non soltanto storico di memoria, di ricordo, ma se noi proviamo anche a immaginare che cosa hanno significato allora, perché sono avvenuti allora, per quale motivo in maniera così violenta e così diffusa su tutto il territorio nazionale, oltre che verso i simboli e le persone del movimento operaio, che rappresentava il movimento operaio, ci fu anche questa violenza nei nostri confronti, nei confronti dei cooperatori. E proviamo a immaginare in questi 100 anni che sono passati che cosa è successo. Beh, probabilmente proviamo a... Se la chiave di lettura non è solo ideologica, e cioè l'appartenenza al movimento operaio, appartenenza al movimento socialista, la vicinanza al neonato Partito Comunista e via di seguito, se proviamo a immaginare anche oltre, vediamo che ci sono alcuni episodi simbolici in questi 100 anni, perché c'è anche il secondo dopoguerra. Tra a cavallo degli anni 40 e gli anni 50 noi avemmo un attacco pesantissimo da parte delle istituzioni, legale, perché eravamo anche se in un percorso molto, molto ancora fragile e giovane, eravamo in una democrazia, ma avemmo una quantità incredibile di, i più vecchi cooperatori ce lo raccontano, di atteggiamenti vessatori da parte delle istituzioni. Se immaginiamo dopo, all'inizio degli anni 2000, con il governo Berlusconi e l'ottimo ministro delle finanze Tremonti, che presentò una riforma che metteva in una qualche misura una sorta di bomba a orologeria sotto uno dei nostri principali pilastri del nostro essere cooperativa, che è la intergenerazionalità dei patrimoni e la indivisibilità del patrimonio, che sempre l'ottimo governo Renzi, in maniera improvvida, attraverso la riforma delle banche, non aveva capito che stava facendo la stessa cosa di Berlusconi. Se immaginiamo il biennio del 2014-2015, lì con grandi responsabilità anche nostre, ci siamo ritrovati in mezzo a una campagna di stampa che ci ha messo nell'angolo e ci ha creato una quantità incredibile di questioni, e in quell'ultima episodio la nostra reazione, abbiamo fatto i compiti a casa, ma li abbiamo fatti in maniera profonda e anche dolorosa, e oggi i processi che si concludono con la stragrande maggioranza di assoluzioni per non aver commesso il fatto, beh, vediamo che in tutti questi episodi c'è un filo che li unisce, un movimento cooperativo in fase di grandissima espansione. In quel momento noi abbiamo delle reazioni anche violente, nel 21-22 violentissime con distruzioni e uccisioni, successivamente con reazioni pesanti dal punto di vista economico, dal punto di vista e ci rendiamo conto che quando il movimento cooperativo svolge fino in fondo la propria funzione per cui siamo nati, cioè quella di cambiare le regole del mercato, beh, vediamo che c'è una reazione
a volte comprensibile, siamo in un mercato dove è libero, altre volte invece non comprensibile perché va oltre il libero confronto di un mercato. Nel 2021 c'erano delle motivazioni ideologiche, ma anche forti motivazioni politiche, perché la cooperazione di consumo metteva a dura prova i bottegai dell'epoca perché praticava prezzi bassi, perché le nostre cooperative di lavoro partecipavano agli appalti pubblici con trasparenza e con prezzi bassi, perché gli agrari non sopportavano che le condizioni di lavoro nelle nostre cooperative fossero in una qualche misura improntate in una sorta di welfare antico che metteva nelle condizioni queste persone di fare i conti con un modo di fare impresa a loro sconosciuto, perché l'unica cosa che conoscevano era lo sfruttamento delle persone. Questo tema è ricorrente, perché anche nel 2000 noi eravamo in fortissima espansione, perché anche nel 14-15 eravamo in fortissima espansione, perché anche nel secondo dopoguerra noi eravamo in fortissima espansione. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che quando noi siamo coerenti con la nostra natura, con le ragioni per le quali 137 anni fa siamo nati, siamo agenti di cambiamento, e il cambiamento, come sempre, produce delle reazioni, e noi dobbiamo essere pronti, perché in questo momento noi, il Movimento Cooperativo, è il nostro momento, perché c'è questo tema della sostenibilità ambientale, c'è il tema della transizione ecologica, c'è il tema della ricucitura delle fratture all'interno di questo paese, e le nostre cooperative non hanno mai avuto, come nel recente passato, un favore da parte dell'opinione pubblica, perché abbiamo dimostrato, soprattutto nella pandemia, quello che siamo in grado di fare, quello che siamo capaci di mettere a disposizione di questa società per uscire da una logica di forte divisione e fratture territoriali e sociali. E quindi da questo punto di vista noi bisogna che stiamo attenti, e ciò che abbiamo conquistato con fatica dal punto di vista delle scelte che abbiamo fatto nel 2014 e nel 2015, dobbiamo in qualche misura farlo diventare l'elemento che ci consente di distinguerci e, nel caso, di difendersi. Oggi non siamo di fronte, se non ad alcuni episodi eclatanti come l'assalto alla sede della CGIL a Roma, e unica organizzazione presente in quella manifestazione che rappresentava il mondo delle imprese eravamo noi. Eravamo noi perché per noi è come che ci avessero colpito una delle nostre sedi, l'assalto della CGIL. Qua commemoriamo un evento che probabilmente non è diverso da quello a cui abbiamo assistito l'anno scorso. Quindi noi eravamo in piazza insieme alla CGIL, insieme ai sindacati. Ecco, dicevo, oggi non abbiamo le squadracce fasciste, non abbiamo uno Stato democratico fragile e debole, abbiamo un nemico che si chiama neocorporativismo, e dal punto di vista associativo noi abbiamo bisogno di esaltare quelli che sono i nostri valori cooperativi, di esaltare il tema della mutualità, della solidarietà, perché sono gli elementi che oggi ci possono tenere assieme. Allora, come oggi, abbiamo dei nemici perché stiamo, attraverso la nostra attività, cercando di introdurre elementi forti di cambiamento, e quindi abbiamo bisogno di fare riferimento a tutte le nostre risorse migliori. Il ricordo, la memoria ci aiuta ad essere coerenti rispetto a un passato anche tragico per un verso, ma al tempo stesso glorioso. Grazie. Bene, ringrazio il nostro Presidente Mauro Rosetti per le considerazioni che ci ha proposto. Passiamo all'iniziativa vera e propria, quindi alla fase operativa, e cedo la parola alla Presidenza, il trespolo, però sperando che vada il microfono, perché altrimenti ti metti là su. Aspetta che...
Questo funziona, sentite bene, vero? Bene. Bene, grazie. Inviterei a prendere posto i relatori, a cui cedo il posto, se si accompagnano, si accomodano qua. Prego. Bene, ci piace pensare alla giornata di oggi come uno dei primi momenti significativi di questo anno particolare, l'anno in cui perdemmo la libertà, come uso le parole di Ezio Mauro, confidando che questo centenario della Marcia su Roma corrisponda veramente a un momento di valorizzazione, di aggiornamento degli studi su quel biennio strategico che fu il 21 e il 22, perché c'è il timore che narrazioni più benevoli e antistoriche aleggino intorno a noi insieme alla generale crisi di un'idea di democrazia che abbiamo conosciuto e amato. Nell'estate del 1922 una Romagna che si sentiva ancora forte delle proprie organizzazioni sindacali e politiche, sia di segno socialista che repubblicano, induceva tutti a sentirsi al sicuro, come in una sorta di fortilizio inattaccabile rispetto a quanto stava già accadendo e veniva dalle cronache politiche emiliane del 21, dove la forza e il disegno eversivo del nascente fascismo appariva già chiaramente dalla fine del 20, dai doppi fatti di Palazzo d'Accursio a Bologna, del Castello Estensi a Ferrara e di tanti altri capoluoghi e città dove le cooperative erano oggetto di assalti, come ci è stato appena ricordato. Anche se era ormai evidente che questa era la regione dello squadrismo, la prima in cui i grandi proprietari terrieri foraggiavano squadre armate, in cui il cosiddetto fascismo rurale si rigenerava rispetto alle prime manifestazioni cittadine, prevalse ancora una certa sottovalutazione della minaccia fascista nella sua radicale innovazione, quella della violenza politica portata fino alle estreme conseguenze, fino ad assumere un carattere paramilitare di illegittimità diffusa e quotidiana, come lucidamente Giacomo Matteotti aveva già denunciato da tempo in Parlamento. La tardiva nascita del fascio ravennate, sorto solo nel marzo del 21, pareva separare le sorti ravennati da quella della restante area padana. Ancora nel maggio 1921, un organo della stampa repubblicana come La Vedetta auspicava che fosse il nascente fascismo ad orientarsi verso il mazzinianesimo. E così come nel campo del riformismo socialista si cercava ancora di arginare il dilagante problema della disoccupazione bracciantile, perché tutta la lotta politica di allora si sviluppava in ambito rurale, che occupava i tre quarti della popolazione, con una ricerca progressiva di nuovi lavori pubblici, la disponibilità di nuovi terreni da coltivare, una dialettica politica correttamente tradizionale. Così le tradizionali forze politiche, confidando nel radicamento e nella loro articolazione territoriale di antica data, qui non colsero subito quella che fu un elemento innovativo e una svolta fondamentale nella storia del Novecento, come la brutalizzazione della politica, che andava ben oltre i confini della Romagna. L'idea di sovvertire con la violenza i rapporti di forza politici, così come la violenza paramilitare dell'immediato primo dopoguerra, sono stati in realtà un fenomeno europeo che accomuna le camicie nere con quelle brune, più o meno in tempi paralleli, che si diffuse in molti paesi dell'area mediterranea e in molti capitali europee. Rubo parole illuminanti di David Forgas per descrivere questa novità. Per loro la violenza non era, come invece per la sinistra, una necessità difensiva,
oppure uno strumento di lotta rivoluzionaria contro un potere di classe che di quella violenza voleva detenere il monopolio, bensì un atto positivo, apertamente celebrato come virtù e visto come fattore essenziale alla costruzione e al mantenimento del carattere del movimento fascista. Il fatto nuovo, scriverà Nino Valeri 40 anni dopo l'ascesa del fascismo, non è tanto l'amore della violenza, quanto piuttosto la morale della violenza, la violenza cioè innalzata a norma etica. A Ravenna non c'era però uno spazio politico sufficiente alla penetrazione frontale del nuovo vento fascista. Non preoccupava ancora più di tanto il ricordo della marcia dantesca del settembre del 21, nella quale si erano inaugurate le camicie nere. Per questa città serviva un piano di occupazione su misura, una manovra graduale, capace di aggirare e disgregare il fronte consapevole sindacalizzato del mondo del lavoro. Il piano dei leader squadristi trovò compimento nei fatti del luglio 22, oggetto del convegno di oggi. Un'occasione per riflettere e analizzare su un tempo che non si concluderà con la conquista del potere politico del paese in ottobre, ma rimarrà qui una cifra costante per lungo tempo, funzionale alla struttura e alla conservazione del consenso, fino a motivare le generazioni che dopo 20 anni combatterà numerosa una guerra di liberazione. Per questa tornata di contributi fondamentali di varia competenza comincerei proprio da Lorenzo Cotignoli, storico presidente di Lega Coop, della Federazione delle Cooperative, per descriverci perché la Federazione delle Cooperative era un obiettivo così strategico per la conquista di questa città e che cosa rappresentava a quel tempo la cooperazione creata da Nolo Baldini. Grazie. Abbandonerò in gran parte gli appunti che avevo preparato, non spaventatevi, perché ovviamente dobbiamo rispettare i tempi e dobbiamo anche cercare nella sintesi la capacità di raccontare quelli che sono i fatti essenziali. Io però non posso nascondervi l'emozione di questa giornata, perché la prima volta che si discusse di assalto dei fascisti alla Federazione delle Cooperative lo si è fatto con una decisione presa nel 74 dai presidenti delle 3 centrali cooperative, che decisero di fare un convegno unitario per la prima volta su un tema che allora non era così banale, e decisero di affidare a 3 giovani studenti 3 relazioni per raccontare quei fatti. E poi quelle relazioni furono pubblicate nel 77, se non ricordo male. E perché sono emozionato? Perché quei 3 studenti si chiamavano Dante Bolognesi, Laura Zucchini e Lorenzo Cotignoli, e perché quello probabilmente è stato il momento in cui, anche se la mia famiglia, io vengo da una famiglia mezzadrile, di origine mezzadrile, era una famiglia sensibile alla cooperazione, però probabilmente in quell'iniziativa ho trovato un'ulteriore motivazione per avvicinarmi alle idee, ai valori, ai principi del movimento cooperativo. Poi ho avuto la fortuna che mi fosse data, insieme a Giovanni, insieme ad altri giovani che sono entrati in quel momento, Daniela Zannoni, l'opportunità di mettermi alla prova dentro il movimento cooperativo. Quindi perdonate l'emozione, ma per me, e facemmo quel convegno esattamente in questa sala. Beppe mi ha invitato a parlare del movimento cooperativo e della federazione. Quest'anno, come avete capito anche dall'invito, in realtà gli anniversari rotondi, come si dice quando ci sono i 10 anni, sono 3. Uno è questo, perché è il centenario, più rotondo di così si muore. Poi però c'è il 120° oggi,
120 anni fa, esattamente in queste ore, in un palazzo qui vicino, che era la sede della Camera del Lavoro, nasceva la Federazione delle Cooperative. E dopo un po' mi soffermerò, anche perché, vedete, la Federazione delle Cooperative non è stata esattamente quel che spesso si scrive, spesso leggendo gli errori che qualcuno fa, e per pigrizia si prende sempre quella, si prende sempre quella, quel racconto come una sorta di continuità. Lo è nel tempo, ma alla nascita la federazione rappresenta rispetto all'associazione un atto di discontinuità, e dopo dirò perché. E poi c'è un altro anniversario. La cooperazione nel nostro territorio fino al 45, ma anche dopo, perché ne sono rimasti l'eredità profonda, è intimamente legata alla figura di Baldini. E Baldini nasce il 30 ottobre del 1862, quindi 160 anni fa, per cui ci sono tre anniversari rotondi. Allora partiamo, perché la cooperazione nel nostro territorio è così caratterizzata in agricoltura e nel lavoro? Non è la stessa condizione degli altri, degli altri territori. Spesso è la cooperazione di servizio, di consumo, che cresce quasi ovunque, ad eccezione dell'Argentano, di Molinella, del Limolese e poco altro nella nostra. E la motivazione va cercata, vi assicuro, la faccio breve, parte da lontano ma la faccio breve, delle caratteristiche di questo territorio. Un territorio che subisce una prima profonda trasformazione con l'arrivo delle truppe napoleoniche, col riassetto della proprietà fondiaria, spostando l'equilibrio dalle grandi abbazie verso i ceti borghesi e proprietari. Il secondo episodio importante è la rotta del Lamone, territorio che già è largamente sotto il livello del mare. La rotta del Lamone, grazie, del 29, del 1839, scusate, costituisce un'ulteriore diminuzione delle terre produttive. E poi c'è l'eterna storia della modifica dell'orografia del nostro territorio, il cambio dei corsi dei fiumi. Non credo ci siano pochi territori così tormentati. Il nostro è quello che coincide col delta del Po, naturalmente, perché il nostro ne è in qualche modo una derivante. Tutte queste condizioni fanno sì che nel nostro territorio ci sia una ridotta disponibilità di terreno da coltivare. L'insediamento agli albori della nascita della cooperazione è un insediamento padronale con tante, soprattutto in alcuni territori, di terre emerse, nel sud di Ravenna, in alcune zone della Bassa Romagna, è costituito dall'azienda Mezzadrile. L'azienda Mezzadrile, la sua dissoluzione, vado veloce, non stupitevi, arrivo presto. L'azienda Mezzadrile è una delle motivazioni, la crisi dell'azienda Mezzadrile è una delle motivazioni del fatto che cresce largamente il numero dei braccianti nel nostro territorio. Perché l'azienda Mezzadrile va in crisi? Perché questo assetto va in crisi? Perché negli anni 70 dell'Ottocento c'è una grave crisi dell'agricoltura. Una delle motivazioni è anche legata alla tecnologia, l'agricoltura è anche tutto al fatto che cresce la concorrenza del grano americano, perché arriva nei nostri territori in maniera più veloce, perché non ci sono più, per i bastimenti mercantili, il trasporto con le vele, ma c'è il vapore. E quindi si annullano, quasi si riducono fortemente i tempi per importare. Quindi l'azienda Mezzadrile che cosa fa? Espelle dal suo interno i figli, spesso sposati, spesso addirittura con, e li porta a ingrossare le fila dei braccianti, soprattutto nelle aree intorno a Ravenna, tutta la periferia ravennate. Se guardate l'urbanistica, le piccole case, il Borgo San Rocco, il Borgo San Biagio, qui intorno, se andate in giro intorno ne vedete ancora una testimonianza molto. È la struttura dell'insediamento bracciantile, così come
la struttura dell'insediamento bracciantile si mette dove si sviluppa, laddove al confini con le terre da bonificare. Guardo Giovanni che sta a Campiano, lì c'è la valle Standiana, pensiamo a Piangipane, pensiamo a Sant'Alberto, pensiamo a Longastrino, pensiamo a Mezzano. Cioè, quali sono i paesi dei braccianti? Sono quelli che stanno a ridosso delle terre da bonificare. Allora, che cosa accade? Accade che si comincia a sentire il peso di un disagio sociale fortissimo. Siamo ai livelli di sussistenza. C'è un bellissimo saggio che vi invito a leggere di una nobildonna ravennata, di Gisele Pasolini, filantropa, che studia le condizioni, è forse una delle ricerche più interessanti. Si descrivono persone che si alimentano solo di farinacei, senza proteine, quindi perdono i denti, i capelli, sono ridotti a condizioni di inedia. E qui nasce perché a un certo punto questa situazione viene in qualche modo presa in carico da qualcuno. E qui dobbiamo andare a due figure fondamentalmente. Quindi capite che sto andando, sto tagliando delle fettone grosse, perdono, ci sono. Allora, chiedo a Tito Menzani e Luigi Tomassini che sono qui e li ringrazio. Hanno collaborato a molta della nostra pubblicistica insieme ad Alessandro Luparini e ad altri, Dante Bolognesi. Chiedo scusa delle semplificazioni, dei tagli, dovuti al fatto che ho l'orologio qui che mi dice che devo fare presto. E due figure, Costa e Baldini. Costa in quella fase abbandona l'anarchismo rivoluzionario e in qualche modo con la lettera ai miei amici di Romagna fa una scelta marxista, fra virgolette, lo so che è una semplificazione, ma per farmi capire. E quindi comincia a pensare che sì, la rivoluzione può aspettare, bisogna trovare una soluzione, dare una soluzione al problema bracciantile, quindi trovare il modo di far lavorare questa gente e dargli da mangiare. E la lettera ai miei amici di Romagna rappresenta, oltre che il tema dibattuto al primo congresso che è dell'81 del Partito Socialista Clandestino, che darà vita al Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, diventa anche l'elemento su cui costruire il progetto realizzato poi da Baldini, un giovane ravennate, che quando partecipa alla costituzione dell'associazione non ha ancora 21 anni, non ha ancora la maggiore età, perché allora aveva più di 18 anni, ma allora la maggiore età era portata a 21 anni. E quindi quando si decide, a seguito di una serie di rivendicazioni, una vicino a casa di Giovanni nel Fosso Vecchio, che ti prendo, noi siamo di campagna, quindi è facile, fallisce l'ennesimo tentativo di aumentare il salario nel lavoro dello scavo di questa opera idraulica, Baldini insieme a Costa decidono di provare a darsi una struttura organizzativa che consentisse di rappresentare meglio. Allora siamo nella situazione precedente alla nascita delle Camere del Lavoro e del Sindacato, che nascerà a Ravenna, come sapete, nel dicembre del 1900. E nasce così questo tentativo, l'associazione. L'associazione nasce in un contesto giuridico dove la cooperazione non è riconosciuta, perché quando andiamo a vedere nella Camera di Commercio la costituzione di molte cooperative, compresa l'associazione, troviamo l'86, perché nell'86 c'è la riforma del codice del commercio che per la prima volta prevede la forma cooperativa come forma di impresa organizzata e riconosciuta, così come vedremo per la federazione nell'11 ci sarà il riconoscimento ente morale, ne parlo un attimo dopo. E quindi l'associazione rappresenta un primo momento, intanto di rappresentanza, dà a Baldini la forza di andare dal sindaco, di interloquire col governo. Baldini, poi ricordiamo, diventerà uno degli interlocutori privilegiati nel decennio giolittiano per quanto riguarda tutta la negoziazione della giudicazione dei lavori pubblici. E quindi un primo tentativo, ma non è sufficiente questo. Se guardiamo prendiamo gli anni immediatamente alla Unità d'Italia, ci sono a Ravenna censiti 560 braccianti, 10 anni dopo ce ne sono 10.000. L'effetto dello sfaldamento
gran parte l'effetto dello sfaldamento dell'azienda Mezzadrile. Si pone quindi il problema di trovare il modo di scaricare questa pressione occupazionale fuori dal territorio Ravennate, perché il territorio Ravennate è più di tanto in quella fase, le bonifiche sono ancora in fase di realizzazione, prima di avere del terreno disponibile passa ancora del tempo, e nasce la cosiddetta impresa di Ostia, un'impresa drammatica per certi versi, per due motivi: perché muoiono centinaia di braccianti di malaria e perché rischia di causare la distruzione economica del movimento cooperativo Ravennate. Ostia nasce perché, insomma, c'è un appalto, una impresa che si chiama Cansini Fauer ha un direttore Ravennate, tal Angeletti, conosce Baldini. Baldini inizia la trattativa, poi fatica, e quindi chiede aiuto al sindaco Gamba e chiede aiuto ai deputati romagnoli. Ricordo che Costa nel frattempo era stato nominato nell'82 primo deputato socialista del Parlamento italiano, con una aggregazione dell'estrema socialisti repubblicani voluta da Baldini. Ricordo che Costa a Imola, nella sua Imola, non era stato eletto, diventò deputato solo perché si presentò a Ravenna e solo per l'iniziativa organizzativa di Baldini. E quindi inizia Ostia. Ostia cosa dimostra? Dimostra che noi avevamo delle persone anche molto semplici, molto capaci. Ostia viene realizzata stimando le pendenze dei canali a occhio, con degli strumenti molto, molto rudimentali. E questa la fa dopo tre tentativi, tramite una legge il cui primo firmatario era Giuseppe Garibaldi, per appunto la bonifica di Ostia, perché Ostia ha i confini di Roma, e a Roma c'è il Parlamento unitario, non si poteva permettere che i deputati morissero di malaria, e quindi si pone il problema di investire per risanare le paludi di Ostia, Fiumicino, Isola Sacra e Maccarese. Quindi la presenza di Ostia è una presenza che dà respiro, mezzo migliaio di braccianti nel periodo invernale vanno a lavorare a Ostia, non sono organizzati, muoiono in gran parte, non è stato ancora inventato il chinino. Ostia diventa anche l'occasione per la sperimentazione dell'utopismo socialista, la parte relativa all'elaborazione di Owen, di Fourier, di Saint-Simon, ma soprattutto di Cabet, la colonia, l'Icaria. E proprio nella implementazione della colonia, una sorta di stato sociale, l'hai definito, Mauro, tu, rudimentale, anche la colonia dentro di sé comprendeva questo. E aveva però il problema che probabilmente non esisteva la contabilità industriale. E quindi cosa accade? Accade che i margini ristretti del subappalto della Canzini non sono sufficienti per pagare il lavoro e anche, fra virgolette, lo Stato sociale. Ostia riverbera la sua difficoltà sulla cooperativa Ravennate, la cooperativa rischia il fallimento, come ho detto anche qui taglio per gli storici, perdonatemi. E che cosa accade? Per evitare il fallimento, Baldini e Armusi accettano un prestito garantito dal re Umberto, i socialisti del re, la polemica famosa. Questo però porterà nella cooperativa Ravennate un dibattito e uno scontro. Si vuole abbandonare l'esperienza di Ostia, si criticano Baldini e Armusi per non averla saputa gestire. E nel frattempo, peraltro, incomincia a nascere il presupposto della costituzione della Camera del Lavoro, cioè incomincia a farsi capo all'interno del Partito Socialista l'idea che solo le cooperative da solo non bastano a tutelare gli interessi dei lavoratori. Baldini ha una sorta di concezione un po' autarchica sua, pensa che la questione sociale bracciantile si possa risolvere solo attraverso l'acquisizione di lavori, ma questo non è vero, non è sufficiente. E quindi alla fine dell'Ottocento nascono le fratellanze contadine esemonizzate dai repubblicani, perché le fratellanze nascono fondamentalmente con la maggioranza dei soci che sono dei mezzadri, e poi invece le camere del lavoro, che sono invece esemonizzate dai socialisti, quella di Ravenna da Gaetano Girardini, che diventa un po' l'alter ego di Baldini. All'inizio c'è una sorta di alleanza fra i due, poi a un certo punto incomincia a continuare ad essere presente il tema della
tutela del lavoro e del reddito dei braccianti, e quindi non è sufficiente avere l'associazione e le altre cooperative che nel frattempo si formano intorno per poter dare una risposta sufficiente a questo problema. Ma nasce una seconda questione, e la seconda questione è che Baldini fondamentalmente procura lavoro all'associazione, creando una sperequazione fra il reddito dei braccianti dell'associazione e quello delle altre cooperative, ed è qui che si innesta il motivo per cui nasce la federazione, ed è qui che nasce l'errore per chi legge la continuità fra l'associazione e la federazione solo perché Baldini, con una soluzione di continuità netta, diventa il leader. Quindi quando il 25 di maggio di 120 anni fa la Camera del Lavoro convoca questo convegno con lo scopo di fondare la Federazione delle Cooperative, che cosa accade? Accade che naturalmente diffonde prima il regolamento e lo statuto, e l'associazione nel suo consiglio due mesi prima decide di partecipare al convegno ma di non aderire. Perché? Perché la federazione nel suo statuto prevede che l'acquisizione dei lavori la faccia la federazione stessa e ne sia titolare, e i lavori vengono distribuiti equamente in base al numero dei braccianti fra i soci delle cooperative aderenti alla federazione. L'associazione ritiene che questo sia lesivo della sua autonomia e non partecipa alla Costituzione. Quindi fra le cooperative che danno vita alla federazione non c'è l'associazione. Si inizierà una trattativa, naturalmente l'associazione comunque in difficoltà, comunque a rischio di fallimento, ha un peso, è il vero interlocutore del governo, è il vero interlocutore delle amministrazioni. Baldini comunque è una figura di grande prestigio, e quindi si negozia. L'anno dopo l'associazione entra e si dice nei verbali, avendo ottenuto la possibilità di continuare a fare appalti per i fatti suoi, ma questo problema si risolve quando l'accordo prevede che Baldini diventi presidente. A quel punto i due organismi ricompongono una sorta di identità e non si pone più il problema del dualismo, ma avviene con un negoziato che Baldini in qualche modo alla fine fa prevalere. Baldini in quella fase però entra in contrasto col Partito Socialista, si dimette per 3 anni, non ne farà più parte, quindi in qualche modo dal punto di vista politico lo sconfitto fra i due in quella fase risulta essere Baldini. Due cose ancora per arrivare a cos'è la federazione prima del fascismo, due fatti che sono questi. Tre fatti, perdonatemi. Nel frattempo si era costituito un consorzio romagnolo, primo consorzio che si conosca, alla fine degli anni 90 dell'Ottocento, che porta i lavoratori braccianti, quindi fra Ravenna, Forlì e Bologna, che porta i braccianti per la prima volta a lavorare fuori dai confini, in Grecia. Ma il fatto importante è il 10, perché qui c'è evidentemente la crepa su cui poi il fascismo, come dirà Alessandro, io mi fermo prima, si inserisce, è la spaccatura dell'unità fra i due partiti, socialista e repubblicano. Fin dalla fine dell'Ottocento c'è un tema: i braccianti rivendicano di poter andare a lavorare a casa dei mezzali che si scambiavano manodopera e quindi non utilizzavano la forza bracciantile. E poi il conflitto viene sanato. Baldini interviene spesso come mediatore, lo cita nelle sue memorie, che vi invito a leggere, sono molto interessanti, le abbiamo pubblicate all'inizio degli anni 2000, fra l'altro con una prefazione interessantissima di Pierpaolo Dattore, degno di Ragni. Ma quando scoppia il conflitto insanabile, quando c'è l'introduzione delle macchine industriali per la raccolta del grano, a quel punto chi governa le macchine governa il lavoro nella trebbiatura, e quindi i contadini rivendicano cooperative proprie a gestire le macchine, i braccianti. Si arriva ai morti di Voltana, lo scontro che darà vita alla spaccatura del movimento sindacale. Il Partito Repubblicano esce
dalla Camera del Lavoro. Forma una Camera Gialla, una nuova Camera del Lavoro, in CMC, prima ancora che nelle cooperative braccianti, dove i soci repubblicani erano minoritari, si forma una nuova cooperativa, la nuova cooperativa, che poi diventerà quella che includerà la vecchia quando il fascismo, lo racconterò dopo nel secondo giro, obbligherà le cooperative di colore a unificarsi. E quindi questo è il primo elemento. Nasce il Consorzio Autonomo delle Cooperative. Nel frattempo, come ho detto prima, dopo un provvedimento del 1909, nel 1911 vengono emanati regolamenti per costituire i consorsi come enti morali e nell'ottobre la federazione, la vecchia federazione, si trasforma in ente morale per regio decreto e dà vita a quella serie di strutture cooperative che una è il CCFS, Mauro, ce ne sono alcune, credo che di rimaste siano pochissime, ma i consorsi di produzione e lavoro, insomma, tutto perché questa regolamentazione dà la possibilità ai consorsi di cooperative di partecipare agli appalti anche sopra soglia, le soglie c'erano anche allora, cioè quindi fino a, senza limitazione di valore. Questo è il primo elemento. Nasce il consorzio e cosa accade? Accade che il consorzio fa concorrenza alla federazione, quindi agisce, pur essendo partiti da ideologie diverse, fanno lo stesso mestiere, cioè vanno a cercare lavori pubblici, affittano terreni, li comprano e avranno una vita parallela fino sostanzialmente al 22. L'altro elemento importante è che a un certo punto Baldini, congresso del Partito Socialista di Porto Maggiore, si discute se è giusto comprare la terra, cioè l'acquisizione dei mezzi di produzione come deve avvenire, no? La rivoluzione da una parte e invece l'acquisizione. Baldini è riformista, era già diventato turatiano dopo il primo periodo di vicinanza a Costa e decide di forzare la mano. Nel 12 inizia la discussione, c'è una bellissima rappresentazione nei verbali della federazione e si arriva all'acquisto il 31 di dicembre del 14. La cosa bella però che abbiamo scoperto, sui verbali non traspare, è che quando si fa l'atto finale emerge un preliminare che non è mai citato negli atti della federazione, fatto 2 anni prima, e la cosa ancora più interessante è che il preliminare non è firmato dai Bastogi. La proprietà di quel primo terreno, Marcabò, che nella morte di Anita, periodo della metà dell'Ottocento, appartiene ai Guiccioli per effetto di quelle spogliazioni napoleoniche dei beni della Chiesa, era stato ceduto ai Bastogi, ma non sono i Bastogi che vengono a Baldini, sono 4 proprietari, fra i 4 proprietari ci sono 2 Baldini. Non ho prove per fare altre interpretazioni, ve le lascio, a voi. E quindi si entra nel tema della proprietà. Quindi il movimento cooperativo comincia a porsi il problema di diventare non solo del costruttore di territori, ma di gestire aziende agricole. Anche questo è un altro salto di qualità importante. E mi avvio alla conclusione. Vengono poi comprati subito dopo, Marcabò 900 ettari, la Raspona e la Massari di Conselice, il più grande meleto della provincia di Ravenna. Perché è così facile che Baldini riesca a trovare? Perché da parte degli agrari comincia a far capolino della paura della rivoluzione, quindi temono che i beni gli vengano espropriati e seppure a prezzi ridotti cercano di vendere, di disfarsene. E questo è il motivo per cui la federazione, quando arriva il fascismo, è proprietà di 3.200 ettari di terreno, 6.000 ettari in conduzione, in affitto. Ma nel frattempo cos'è successo? La federazione è diventata talmente brava e famosa. Nel 1903 si forma il consorzio d'Estraleno per la costruzione del grande canale, della grande asta di 36 chilometri, che va a scolmare le acque di valle dal nord della provincia di Ravenna, confine con la provincia di Ferrara, e le porta a mare. Questo fa recuperare 33.000 ettari di terreno. Poi c'è un intervento sullo Scololama, qui 8.000 ettari di terreno, sono tanta roba, come si dice oggi, no? E quindi una costruzione del territorio e parallelamente un'acquisizione anche proprietaria del territorio. La federazione a un certo punto diventa così prestigiosa che acquisisse oltre la metà dei lavori pubblici che sono a disposizione del territorio. Gli enti appaltanti, diremmo oggi, quindi lo Stato
e lo Stato e i comuni spesso non riescono a fare le aste perché non ci sono concorrenti, non si presentano, quindi vengono assegnati i lavori a licitazione privata. Quindi la federazione è acquisito anche attraverso la precedente esperienza ostiense, perché diventa un caso nazionale. Qui della cooperazione si parla perché Ostia comunque diventa un caso nazionale. I socialisti del re o non socialisti del re, però tutta la stampa nazionale parla di quella questione. Quindi in quella fase la federazione dà lavoro a circa 25.000 persone, è proprietaria di un patrimonio ingente, è capace di eseguire lavori, e adesso non vi faccio l'elenco di tutte le province e i territori fuori confine, la Jugoslavia e la Grecia, dove la federazione esegue lavori, cioè è diventata un grande operatore nazionale nel tema dell'acquisizione dei lavori pubblici, partendo dai braccianti dell'83. E quando, quindi quando, adesso vi racconto, ho finito, quando Alessandro vi racconterà come poi è facile argomentare, lo ha fatto il sindaco, lo ha fatto Mario prima, lo ha fatto Mauro, argomentare di come fosse necessario per il partito fascista abbattere questo baluardo, questa grande realizzazione socialista, per poter prendere il contatto, il controllo di questo territorio. Naturalmente non avviene, come ha detto anche il sindaco, non è una cosa a freddo, no? Ci sono decine di assalti alle cooperative, alle sedi dei partiti, ma anche alle cooperative. C'è la prova del 21, l'anniversario dantesco, cioè, però tutto questo risulta alla fine, pur in una realtà, come si è detto, giustamente, lo ha detto Beppe se non sbaglio, in cui c'è l'Emilia è la culla del nascente fascismo, no? Insieme alla pezzo di pianura padana, la bassa Lombardia, però Ravenna e poi dopo anche Parma, per una storia e per ragioni diverse, rappresentano gli ultimi baluardi in cui il fascismo prende il potere, in cui il fascismo si cimenta poi con la sua ascesa. Questo credo sia uno dei motivi, poi Alessandro lo dirà sicuramente meglio di me, per cui la Federazione delle Cooperative, che proprio oggi 120 anni fa nasceva, ha rappresentato l'elemento chiave purtroppo per questa fatto ovviamente non ascrivibile a quelli che si ricordano bene la storia, per prendere il possesso di Ravenna. Grazie. Grazie a Lorenzo Cotignoli per averci rappresentato la centralità strategica della cooperazione ravennate. Chiederei adesso ad Alessandro Luparini, attento studioso e conoscitore dei partiti e dei movimenti politici ravennati, benché non nativo, però è quello che ha studiato meglio, viene con l'olio, ha pubblicato diversi contributi su questo tema specifico, in particolare un importante volume del Ponte Vecchio del 2016 sulle origini del fascismo ravennate, e a lui chiederei proprio di entrare nel vivo della dinamica di quei giorni di luglio, al piano strategico che Balbo, Grandi e Baroncini prevedono per la conquista di Ravenna. Grazie Alessandro. Grazie a voi, a tutti quanti, per l'invito. Inizio con una citazione. Tutte le forze poste a difesa del grandioso edificio sono state facilmente soverchiate dall'impeto dei fascisti, non curanti della resistenza delle guardie regie, che non fu propriamente irresistibile, questo lo aggiungo io, e in breve i locali della sede rossa sono stati in preda delle fiamme. L'incendio è continuato per tutta la notte, soltanto nella mattinata ha potuto essere domato. Ma della ricca sede della federazione non è rimasto che un voluminoso pacco di cartacce. Questo è Il Popolo d'Italia, il giornale fondato da Mussolini nel novembre del 14, divenuto l'organo ufficiale del movimento, prima del Partito Nazionale Fascista poi, che commenta l'azione squadristica che nella tristemente celebre notte fra il 27 e il 28 luglio del 1922 aveva portato alla distruzione e all'incendio
del palazzo, già Palazzo Rasponi, già Hotel Byron, sede della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna. I fatti sono noti, direi notissimi, al centro di tutte le ricostruzioni sulla conquista fascista di Ravenna, il che mi esime, anche per ragioni di tempo, dall'entrare nei particolari. Quindi vado per sommi capi. 4 luglio del 1922, i capi del fascio di combattimento ravennate, fra i quali sono Giuseppe Frignani e Celso Calvetti, Calvetti che sarà tra l'altro, oltre che primo sindaco, poi podestà fascista di Ravenna, direttore della Federazione delle Cooperative tra il 1925 e il 1940, si incontrano a Bologna, una Bologna che si trova ormai sotto il pieno controllo fascista, con i rappresentanti dei principali fasci Emiliano Romagnoli e del fascio di combattimento fiorentino, convenendo di portare fino in fondo l'assalto contro la Romagna e in particolare contro la Roccaforte Ravennate. L'occasione per questo attacco sarebbe scaturita di lì a pochi giorni da una dura vertenza sindacale in risposta ad un accordo che era stato sottoscritto fra l'Associazione Agraria e l'Unione Commerciale di Ravenna con il sindacato fascista dei birocciai, il cosiddetto sedicente sindacato autonomo, accordo che si configurava come un vero e proprio contratto in monopolio per i trasporti agricoli riconosciuto ai birocciai fascisti a tariffe peraltro inferiori rispetto a quelle in vigore. Ecco, in risposta a questo accordo le due camere del lavoro ravennati, l'avete sentito prima da Lorenzo, a Ravenna esistevano in conseguenza della scissione del 1910 due camere del lavoro, la vecchia socialista e anarchica, la nuova repubblicana, indissero una protesta dei propri iscritti per il 23 di luglio. Se non che cosa accadde? Che il giorno convenuto i manifestanti furono bloccati fuori Porta Adriana dalla forza pubblica che impedì loro l'accesso nel centro della città, mentre i birocciai fascisti guidati dal loro capo Giovanni Balestrazzi, detto Pagnocca, potevano abbandonarsi a ogni sorta di provocazione. In tutta risposta, le due camere del lavoro proclamavano lo sciopero generale per la giornata di mercoledì 26 luglio, invitando i lavoratori di tutta la provincia a ritrovarsi a Ravenna per una grandiosa manifestazione sotto il segno, sotto le insegne, è proprio il caso di dire, dell'alleanza del lavoro. Come si chiamava l'organismo unitario antifascista fondato a Roma all'inizio del 1922 e costituitosi qualche mese dopo, nel maggio per l'esattezza, anche a Ravenna, nonostante le fortissime e laceranti divisioni all'interno del campo repubblicano fra, la definisco così per semplicità, la sinistra, l'ala sinistra sindacalista, quella di Arnaldo Guerrini, Teobaldo Schinetti, Alfonso Dorio, schierata fermamente sulle posizioni antifasciste della direzione nazionale del partito e dell'organo nazionale del partito, la Voce Repubblicana, e l'ala filofascista, per la verità in quel momento prevalente, filofascista sostanzialmente perché radicalmente antisocialista, caso da manuale, mi riferisco a quello che diceva prima Beppe, di sottovalutazione del pericolo fascista e soprattutto della natura intrinsecamente totalitaria del fenomeno fascista, facente capo al cooperatore Pietro Bondi, carismatico leader del consorzio autonomo, il contraltare repubblicano della Federazione delle Cooperative. Ora, questo tema è estremamente complesso, da sempre controverso, però è dirimente proprio perché attiene alla specificità
politica e sociale del territorio ravennate, quindi non può essere eluso laicamente, però non mi ci addentro, ne ho scritto sine fine, non mi ci addentro anche perché esulerebbe dai compiti della mia relazione e per motivi di tempo. Nemmeno entro nei dettagli del perché, nonostante nella notte del 25 luglio fosse stato raggiunto un accordo in extremis in prefettura fra tutte le parti coinvolte, grazie anche alla mediazione di Nullo Baldini, che è accorso in fretta e furia da Roma, dove, ricordo, in quelle ore concitate si sta negoziando il possibile ingresso dei socialisti turatiani nel governo in funzione antifascista, lo sciopero non fu revocato. Baldini aveva delle idee ben precise in proposito, per questo, se ne avrete voglia, vi rimando alle sue memorie prima citate da Lorenzo. Fatto sta che sin dalle prime ore del mattino del 26 di luglio si accendono scontri furibondi fra gli scioperanti e i fascisti, questi ultimi con più di un aiuto, diciamo così, dalla forza pubblica, sulla quale graverà la responsabilità maggiore dei feriti e dei morti ammazzati, con il computo finale di una trentina di feriti e di 10 morti. Un comunista, 2 socialisti, ben 6 avanguardisti repubblicani e Giovanni Balestrazzi, il capo dei birocciai fascisti, a cui fu fatale l'indossare una vistosissima camicia nera. La reazione fascista è immediata, con l'occupazione di fatto della città e le squadre agguerrite, squadre bolognesi e ferraresi al comando di Dino Grandi e di Italo Balbo, giunte in tutta fretta a dar manforte ai camerati ravennati, naturalmente preparate per farlo, è chiaro. Niente fu lasciato al caso, niente fu improvvisato. Da quel momento gli eventi precipitano. Il funerale di Balestrazzi, la cui camera ardente è stata allestita nella sede del fascio di combattimento di Ravenna, che si trovava in via Marco Fantuzzi, è fissato per le 18 del 27 di luglio. Intorno alle 17, quindi più o meno un'ora prima, poco prima che cominci a muoversi il corteo funebre fascista, un manifesto firmato da Bondi e da altri dirigenti repubblicani filofascisti, che approfittando del caos hanno assunto la direzione pro tempore della nuova Camera del Lavoro, invita tutti i lavoratori repubblicani a cessare da qualsivoglia agitazione. È una sconfessione di fatto della alleanza del lavoro, ed è quanto si aspettavano i fascisti. I fascisti a questo miravano, secondo la strategia del divide et impera. Ma non è abbastanza, non è abbastanza. Così, quando il corteo funebre fascista transita davanti alla grande casa del popolo repubblicana in via Paolo Costa, che era anche la sede della nuova Camera del Lavoro e del Consorzio Autonomo, un gruppo di squadristi se ne stacca e occupa l'edificio Manu Militari. Balbo, nel suo libro postumo di memorie, diario 1922, scrive: ora la casa del popolo repubblicana ci servirà da ostaggio. Dentro sono riuniti rilevanti contingenti di merci delle cooperative repubblicane. O i repubblicani si staccano dall'alleanza del lavoro, oppure continuano a mantenersi nostri avversari. Nel primo caso restituiremo il palazzo senza avere toccato nulla di quanto vi è contenuto, ed è quello che accadrà. Nel secondo caso daremo fuoco senza misericordia al palazzo stesso. Ho comunicato questo ultimatum a Bondi, che sta sui carboni accesi dall'angoscia. Bondi avrebbe ceduto all'ultimatum, va detto ben disposto a farlo, accettando una trattativa sfociata di lì a poco in una sorta di patto di pacificazione, il concordato con Attila nella famosissima definizione che ne avrebbe data la voce repubblicana. È certo che a convincerlo definitivamente, a fugarne le residue perplessità, se ancora ve ne erano, contribuì proprio l'incendio della sede della Federazione delle Cooperative del suo rivale storico Nullo Baldini, consumatosi
l'abbiamo detto più volte, nella notte fra il 27 e il 28 luglio per mano della cosiddetta colonna di fuoco comandata da Balbo. Di quell'episodio il futuro triumviro avrebbe lasciato in diario 1922 una famosissima descrizione in cui, al compiacimento per la lezione inflitta ai rossi, si accompagnava un che di cavalleresco onore delle armi per l'anziano, sono sue parole, organizzatore socialista, vistosi privato del sogno e delle fatiche della sua vita. Il pretesto per l'assalto, il pretesto, come si legge nella stampa e in tutta la memorialistica fascista, è il ferimento a morte di Clearco Montanari, il segretario del fascio di combattimento di Bologna, braccio destro di Leandro Arpinati, avvenuto in quella giornata del 27 luglio durante un raid squadristico a Cesenatico. Questo è il pretesto. Il motivo è un altro, e viene da lontano, ed ha a che fare con la strategia della conquista fascista, ed è quello di colpire a fondo il cuore del socialismo ravennate, dando al contempo un messaggio chiaro e inequivocabile ai repubblicani. Quelli di sinistra sono perduti, sono nemici, sono avversari, ed avranno quello che è giusto che abbiano, giusto nell'ottica dello squadrismo fascista, naturalmente. Gli altri, che ci sono vicini, che simpatizzano con noi, devono essere convinti a non cambiare idea. Ora guardate, la violenza fascista, sovente brutale, non è mai una violenza indiscriminata, è sempre una violenza chirurgica, indirizzata a precisi obiettivi politici e simbolici. In questo senso la sede della Federazione delle Cooperative, per quello che diceva prima Lorenzo, più ancora della vecchia Camera del Lavoro, che peraltro era stata devastata in occasione della marcia su Ravenna del settembre 1921, rappresentava l'obiettivo ideale, l'obiettivo simbolico ideale, prima ancora che politico ed economico. L'antico palazzo nobiliare, acquisito dai cooperatori ravennati nel 1918, simbolo del riscatto sociale del proletariato che si insedia nel centro nobile della città, immateriava in sé il prestigio e il potere anche raggiunto negli anni dal socialismo baldiniano. Cosa, attenzione, che tutti gli avversari politici dei socialisti, ben prima della comparsa dello squadrismo fascista, che a Ravenna arriva molto tardi, avevano ben chiara: se è vero che i sanguinosi scontri tra socialisti e repubblicani dell'8 novembre 1920, che costarono la vita a un militante repubblicano, Guglielmo Malatesta, avevano avuto come sfondo proprio l'ex Hotel Byron, qui davanti, la sede della Federazione delle Cooperative, non la Camera del Lavoro. Scriverà, ricordando quei giorni, il capo del fascismo ravennate Giuseppe Frignani: la Federazione delle Cooperative, a segnare l'apogeo della propria potenza, volle, a somiglianza di quanto alcuni anni prima aveva fatto il Partito Repubblicano, qui il riferimento è all'acquisto di Palazzo Spreti da parte dei repubblicani, che nel settembre del 1911 era stato trasformato nella Casa del Popolo. Vollero installarsi in una vecchia dimora patrizia di Ravenna e si accinsero a renderla ancora più sontuosa con l'opera di artisti insigni. Qui l'artista insigne, essendo limolese, Giovanni Guerrini, pittore, incisore, architetto, celebre fra le altre cose per essere stato fra i progettisti nel 1937 del Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur di Roma. Ecco, una descrizione, questa di Frignani, riecheggiata sia pure in modo più benevolo
nelle parole dell'imprenditore Pietro Cagnoni, che nel novembre 1922 verrà nominato commissario straordinario della Federazione delle Cooperative. Il vecchio palazzo gentilizio era stato acquistato dalla Federazione delle Cooperative per piantare la propria sede nel cuore della città, affermazione di ricchezza e di potenza. Il palazzo in cui l'arte settecentesca e l'arte contemporanea si erano associate per dare vita a una, sia pure megalomane, espressione di bellezza e di forza, voluta una volta tanto da un partito politico di masse, rimaneva dolorosamente distrutto. So che c'è tempo per un secondo round, quindi io mi fermo qui. Grazie. Grazie Alessandro. Ora passerei la parola a Raffaella Biscioni, ricercatrice dell'Università di Bologna a Ravenna, esperta di fonti iconografiche, perché entriamo sul versante della autorappresentazione. L'evento di cui parliamo ha una stupenda copertura fotografica, non di reportage certamente, è una foto in posa di numerosi scatti che Ulderico David produsse in quei mesi. È un unicum, non esiste in regione un altro territorio, un'altra città che abbia una rappresentazione di così articolata, numerosa e di qualità come quella di Ulderico David a Ravenna. È un corpus interessantissimo e spesso utilizzato, anche il libro di Alessandro è stato impreziosito da molte di queste immagini e molte ne ricorrono, le troverete anche dopo nella mostra. Ripeto, è una fotografia di posa, è la prima autorappresentazione della conquista del potere, ma credo sia un caso di studio importante e vorrei che Raffaella ce ne parlasse. Grazie. Sentite? Sì. Ok. Grazie a tutti, grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui. Come Beppe Masetti ha come dire, introdotto, io parlerò soprattutto della parte che riguarda l'immagine, la rappresentazione fotografica, diciamo dell'evento che oggi stiamo, di cui oggi stiamo parlando, cioè dell'assalto delle squadre fasciste alla sede della Federazione delle Cooperative di Ravenna e in generale, come dire, inquadrandolo un po' in quello che è un po' il contesto fotografico più generale, anche poi fascista successivamente. La prima cosa che volevo dire, riallacciandomi un po' a quello che ha detto nella presentazione Masetti, cioè di questo corpus di immagini fotografiche molto importanti che riguardano Ulderico David, è che c'è una, questa particolarità si inserisce in un contesto ancora, come dire, più importante e particolare da un punto di vista fotografico, che è l'esistenza di un archivio fotografico della Federazione. Questo, diciamo, che è un aspetto determinante ai fini, come dire, di quella che è il mantenimento della memoria di questi eventi, proprio perché questo nucleo di immagini che sono così famose, che andiamo a guardare insieme, sono in realtà per la maggior parte, anzi forse nella loro totalità, conservate proprio all'interno dell'archivio della Federazione, rappresentando viceversa una lacuna all'interno dell'archivio di Ulderico David. Quindi da questo punto di vista direi che l'eccezionalità è doppia. L'archivio fotografico della cooperazione, della Federazione delle Cooperative, è un archivio molto ricco, un archivio che, su cui ho avuto la fortuna, come dire, di lavorare seguendo il progetto di Lorenzo Cottignoli, Luigi Tomassini e anche Enrico Para, che già all'inizio del 2000 come dire, avevano predisposto tutta un'azione di tutela, rivalorizzazione e recupero di queste immagini. E è un archivio che documenta in primo luogo quella che è una sensibilità molto particolare e anche, diciamo così, lungimirante
dei protagonisti della federazione stessa a documentare non solo le proprie attività, ma in un certo modo anche la propria storia. Quindi è un tipo di fotografia, un archivio fotografico che da un certo punto di vista sicuramente si riferisce a una funzione documentaria della fotografia, ma questa funzione documentaria della fotografia poi in qualche modo entra sempre in contatto con una funzione più testimoniale, anche proprio a livello di eventi storici, come nel caso appunto dell'assalto alle cooperative. È un tipo di documentazione che nasce prima magari in modo più episodico e poi piano piano diventa più sistematica. E per fare questo i protagonisti, insomma i dirigenti della federazione si sono sempre rivolti a fotografi professionisti, che sono poi anche i fotografi principali che lavorano sul territorio ravennate e che hanno quindi una conoscenza del territorio non solo, diciamo così, mediata dal committente, ma una vera conoscenza di fatto personale del territorio. E questo, diciamo, che è una cosa molto importante, perché naturalmente quando un fotografo lavora su commissione le intenzioni del committente hanno sempre una parte molto importante nella produzione poi del patrimonio fotografico, a cui il fotografo normalmente può far dialogare, con cui il fotografo entra in dialettica proponendo un proprio stile, una propria conoscenza di quello che andrà a fotografare. E nel caso della federazione diciamo che effettivamente è stato così. I fotografi principali che lavorano per la federazione sono appunto Casadio, che vedremo successivamente, Alvaro Casadio, Umberto Trapani, e per quanto riguarda il tema dell'assalto alle cooperative, Ulderico David. Ulderico David, che è un fotografo ravennate molto interessante per quello che abbiamo sentito anche nella presentazione di Masetti, cioè è un fotografo che inizia il suo lavoro nel 1912, ma sicuramente poi con l'esperienza di guerra capisce bene che cosa vuole fare, quindi diventa rappresenta una sorta di proto fotoreporter, no? Quindi non è un fotografo di studio, le persone non vanno da lui a farsi fotografare, ma è lui che esce dallo studio nelle strade e lavora, diciamo così, documentando quello che avviene. E lui appunto durante la Prima Guerra Mondiale, quando Ravenna è comunque quindi subisce come retrovia della guerra, subisce insomma le sofferenze della guerra, la mobilitazione e quant'altro, inizia a documentare appunto la città che lui chiama Ravenna combattente, e poi questo tipo di lavoro viene portato avanti anche nel primo dopoguerra, e anche in questo caso in modo molto interessante, concentrandosi su quello che è la nascita e lo sviluppo del fascismo ravennate, del potere fascista. E quindi è un fotografo che rappresenta davvero un pezzo importante della memoria storica della città, oltre che naturalmente della Federazione delle Cooperative. È un fotografo che cambia diversi studi durante la sua attività lavorativa e lavora utilizzando la forma dell'album molto spesso e volentieri. E quindi diciamo che c'è un buon patrimonio fotografico che ci può raccontare appunto come lavorava e che cosa e come in qualche modo rappresentava o qual era la sua idea della Ravenna fascista e della Ravenna in guerra. Per quanto riguarda le fotografie dell'assalto alla Federazione delle Cooperative, in archivio, nell'archivio della Federazione delle Cooperative, sono stati trovati 4 negativi in vetro e altre 8 stampe positive. Quindi sono in totale 14 scatti che raccontano quello che è stato della. Qui sono 2 scatti precedenti, quando vi dicevo che lavorava durante la Prima Guerra Mondiale e l'ascesa del fascismo. Vi dicevo appunto che
dopo magari ci torniamo. Sono 14 scatti, quindi è un mini, diciamo così, reportage su quello che è successo durante questo episodio. Naturalmente l'incendio scoppiato durante l'assalto, come abbiamo visto anche da quello che ci ha raccontato Luparini, si spegne solo la mattina, quindi viene appiccato durante la notte dalle squadre e poi si spegne solo durante la mattina, e lui arriva naturalmente nel momento in cui il tutto è finito. Quindi, come dire, fotografa ciò che rimane. Quindi la fotografia, che di per sé è un po', come dire, uno strumento che ferma dei resti di tempo, di temporalità e di vita, si applica in questo caso a dei resti concreti delle distruzioni della violenza fascista. La cosa che mi interessava sottolineare, che però, come dire, ha già anticipato Alessandro, è il valore simbolico di questi scatti, che naturalmente si rifanno al valore simbolico e importantissimo di quello che era la sede della Federazione delle Cooperative, che, come è già stato ricordato, rappresenta un po' l'emancipazione economica e anche culturale del proletariato ravennate, che arriva a prendere sede e quindi anche a rappresentarsi, ad autorappresentarsi in uno dei più bei palazzi storici della città. E quindi, come dire, in questo senso le fotografie delle distruzioni raccontano anche questo. Tra l'altro è un tipo di fotografia che David fa già durante la guerra, nel senso che sapete che la Prima Guerra Mondiale ha comunque distrutto alcuni capolavori dell'arte italiana, e anche Ravenna ha subito alcune incursioni aeree, e ad esempio Santa Apollinare Nuovo è stata bombardata, è stata colpita la facciata e una parte di navata laterale, e le foto di David insieme a un altro fotografo ravennate che si chiama Pietro Bezzi raccontano esattamente questo tipo di danno, che a livello propagandistico viene utilizzato proprio per rappresentare un danno simbolico a tutta la città di Ravenna, proprio perché il patrimonio culturale aveva acquisito una valenza non solo artistica ma anche identitaria. La stessa cosa succede per le fotografie che Ulderico David scatta durante la giornata successiva all'assedio della Federazione delle Cooperative. Appunto, vi dicevo, sono poche immagini, sono solo 14 immagini, non sappiamo se lui ne fa di più o meno. Questo è quello che rimane, diciamo, sono le immagini che rimangono, e in questo caso come lavora David? Lavora esattamente come un vero fotoreporter, che si aggira all'interno degli edifici, delle aree che deve in qualche modo documentare, cerca di scoprire che cosa è successo e quindi riproduce la realtà per come la vede. Okay, quindi cerca comunque di dare un tono di oggettività e di realismo. Si tratta di fotografie degli esterni, quindi vedute esterne, e in questo caso utilizza sempre comunque delle inquadrature, dei punti di vista molto, come dire, si chiamano campi lunghi, quindi c'è un modo di inquadrare che permetta di far rientrare nel fotogramma più informazioni possibili, quindi non c'è la fotografia del danno stretta lì, ma vediamo il danno all'interno di un contesto ambientale più ampio. E vedete qui si trova all'esterno probabilmente del giardino, e fotografa dal basso, poi si sposta, arriva nel terrazzo dove c'è appunto sono tutte le macerie, dove riprende anche questa parte danneggiata. E la cosa interessante è che non si ferma solo agli edifici, ma rappresenta anche un po' quello che era l'umore e anche in qualche modo lo sgomento, diciamo così, della popolazione che corre a vedere quello che è successo. Anche questo, diciamo, che è un tipo di fotografia che già
come dire, a cui già le persone sono abituate, quindi con il terremoto di Messina del 1908 anche questo tipo di immagini, di disastri, in quel caso era un disastro naturale, però inizia ad apparire sulla stampa e le persone in qualche modo ne apprezzano, tra virgolette, lo spettacolo, anche se è uno spettacolo diciamo macabro. E quindi ecco, direi che questi sono altri scatti. Ecco, poi dall'esterno David si sposta negli interni e questi sono i negativi, e come vedete c'è una differenza di fondo sostanziale tra il negativo e il positivo. In questi negativi c'è un umore molto più cupo. Adesso magari con la restituzione della digitalizzazione e della proiezione non lo riusciamo a cogliere fino in fondo, ma i chiaroscuri sono molto più visibili e sono molto più anche eloquenti, quindi diciamo che è un linguaggio che diventa un pochino più anche emotivo, quindi lascia un po' di quella che è l'oggettività iniziale, e questi sono appunto gli scatti degli interni. Io mi fermo. Grazie Raffaella. Chiedo scusa a Ezio Mauro se lo raggiungiamo solo al termine di questo primo giro, ma da lui ci aspettiamo lo sguardo più distaccato e complessivo della nostra vicenda, e cioè se questo evento di cui si parla oggi è una presunzione ravennate di essere così importanti nella storia della vicenda politica italiana, e sta lodevolmente raccontando agli italiani sulle pagine dell'inserto di Repubblica le cronache della marcia su Roma, e noi riteniamo che Ravenna, Parma e Molinella siano state le ultime roccaforti a cedere il passo alla conquista mano militare del fascismo. Se siamo veramente un caso di studio rilevante rispetto a quanto succede in Italia in quel momento e alle dinamiche politiche più generali. Grazie dell'invito, perché Ravenna è una delle capitali purtroppo della tragedia del 22, che ha avviato una tragedia che è durata 20 anni per il nostro paese e ha regalato il fascismo all'Europa, al mondo. E quindi è importante passare da qui, e poi grazie perché ho imparato delle cose ascoltando gli interventi, vedendo le fotografie, soprattutto i particolari della costruzione, della crescita del movimento cooperativo, le caratteristiche specifiche del movimento cooperativo ravennate legate appunto, dicevamo, al territorio, e poi lo specifico di quella giornata, di quelle giornate e di quell'assalto. A me è stato chiesto di ragionare su come siamo arrivati a Ravenna, come è stato possibile arrivare qui, che cosa c'è stato prima, e quindi proveremo a parlare di questo. Il 22 italiano comincia a Bologna la notte di Capodanno con 151 bossoli per terra e nell'aria impaurita l'odore di polvere da sparo che avvolgerà il paese nell'intero ultimo suo anno di libertà. Gli squadristi hanno appena assaltato la palestra del liceo Minghetti, dove la società di ginnastica Sempre Avanti ha organizzato una festa danzante per i soci con l'orchestra. Ma qualcuno ha raccontato che a mezzanotte in punto, tra le note di Abajur e di Vipera, la sala ha intonato l'Internazionale. Basta questo. Porte sfondate, spari di pistole di moschetto, bombe a mano nel cortile, bastonate, schiaffi, vetri rotti e il manganello che lascia a terra 15 feriti, mentre le ambulanze portano all'ospedale maggiore 3 comunisti e 2 socialisti in gravi condizioni. È la prima notte del 22, l'annuncio feroce dell'anno del fascismo. Il movimento è giovane, nato appena 3 anni prima, e l'uomo che diventerà duce ha solo 38 anni e mezzo. La sua storia sembra finita prima di cominciare, quando le elezioni politiche del 1919 non porta nemmeno un deputato in Parlamento. E invece nel covo di Via Paolo di Cannobbio 35, la sede del suo giornale Il Popolo d'Italia, riuscirà a costruire una rivincita con l'azzardo, il fiuto politico, la tattica spregiudicata, l'opportunismo, l'abilità manovriera,
e soprattutto la violenza, incrociando lo spirito del tempo, svelando la guerra non come una parentesi ma come una rottura tra due epoche e proponendo al Paese il fascismo, potremmo dire, come frutto della crisi e soluzione radicale alla crisi. Attorno un cielo vuoto di stelle spente, un mondo politico in disfacimento, incapace di leggere la società in trasformazione, frastornato dall'eco mondiale della rivoluzione bolscevica e dalla suggestione contagiosa che il mito della Russia irradiava da San Pietroburgo. Lo Stato liberale italiano sembrava esausto e non lo sapeva, incapace di fronteggiare i nuovi fenomeni sociali e politici, come se non rientrassero più dentro le sue categorie antiche. Anche l'esperienza scettica di Giolitti pareva consumata, mentre si ostinava ad attendere che il corso naturale delle cose incanalasse l'urto del fascismo dentro l'alveo istituzionale, costituzionalizzandolo, potremmo dire, materialmente e neutralizzando la sua carica avversiva. I popolari erano i primi passi, dopo il non expedit che nel 1874 aveva fatto divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato italiano fino al 1919, quando Papa Benedetto XV permise ai fedeli di aderire al partito di Don Luigi Sturzo. I comunisti ubbidivano direttamente a Mosca, attraverso il canone della Terza Internazionale, i socialisti li inseguivano dopo la scissione di Livorno del 21 e al congresso di Bologna intanto avevano cancellato l'impostazione e l'ispirazione riformista su cui il partito era nato a Genova alla fine dell'Ottocento, sostituendola con l'obiettivo della Repubblica Socialista, della dittatura del proletariato, da raggiungere con l'abbattimento violento del dominio capitalista, cito tra virgolette, portando i soviet di contadini, di operai e di soldati al posto delle istituzioni borghesi. Proprio la Russia, con la figura leggendaria di Lenin, spaventava la borghesia italiana, terrorizzava gli agrari, inquietava gli industriali che vedevano nelle loro fabbriche il luogo predestinato della rivoluzione e l'occupazione delle fabbriche di fine agosto 1920 era sembrata a tutti un test capace di far precipitare dentro il recinto delle officine in mano alle guardie rosse le paure e le attese di un paese che avvertiva confusamente di essere sull'orlo di qualche evento eccezionale. È esattamente qui che si infila Mussolini, a partire dalle infernali elezioni del maggio 21, come le chiamerà Nenni, che lo portano alla Camera con altri 34 fascisti. In queste terre, nella pianura padana, il fascismo trova un interesse economico che chiede rappresentanza, una classe sociale in cerca di forza e si mette al servizio. Sono gli agrari, un capitalismo individualista cresciuto in provincia, confinando nel mondo chiuso del latifondo, costretto a fare i conti con le leghe, le cooperative e le camere del lavoro, spaventato dagli agitatori anarchici e socialisti che la sera sciolgono il mantello nelle aie e raccontano le avventure della comune nelle stalle o ingigantiscono l'ombra di malatesta davanti alle lampade olio nelle veglie delle cascine. Gli agrari sono contro i socialisti perché temono la minaccia bolscevica d'esportazione garantita a Mosca da Zinoviev. L'Italia presenta oggi tutte le condizioni essenziali per garantire la vittoria della rivoluzione. Ma quando quella minaccia declina e lo spettro di Lenin si allontana, il mondo agrario non si ferma, anzi insiste e va oltre, passa all'attacco dei diritti conquistati dai braccianti negli anni, chiede una rivincita che è una resa dei conti definitiva per il potere nelle campagne. Il fascismo, mentre l'istinto di classe vuole far piazza pulita, si presenta invece il fascismo puntuale all'appuntamento con questi interessi impauriti e vendicativi. Diventa il loro braccio armato, lo strumento della rivolta dei ceti dominanti. Il suo antisocialismo politico si salda con l'antisocialismo economico di classe, dando corpo alla reazione. L'arma è la violenza. Tutto il furore della guerra, la confidenza con la morte, l'energia distruttrice del conflitto, il sangue sulle baionette nelle trincee, tutta la ferocia dell'epoca, l'incognita dell'avventura, sembrano precipitare in un risentimento collettivo che chiede di sfogarsi per farsi valere. Il fascismo pare nato apposta per raccogliere quel rancore e trasformarlo in pura azione, gesto, moto, comunque facinoroso.
C'è il ribellismo dei ceti medi, che nel disordine di una società in tumulto si sentono misconosciuti proprio mentre vogliono partecipare al riequilibrio degli interessi. C'è il credito accumulato in evaso degli ex combattenti che si scoprono senza peso e senza ruolo, tagliati fuori. C'è la piccola borghesia sensitiva delle città che avverte l'instabilità del momento e vuole inclinarla a suo vantaggio. Il fascismo è il promotore e il collettore di tutto questo, oltre che il primo attore. Offre una cornice politica alla rabbia, amalgama interessi in contrasto nella semplificazione del nemico comune, traduce fisicamente ogni confronto trasformandolo in conflitto permanente. Generato dalla febbre italiana dopo l'infezione bellica, cresciuto come rimedio e malattia, adesso al crocevia tra le frustrazioni e le aspirazioni del paese, tra il prima e il dopo, tra la continuità e l'inedito, che spalancherà l'abisso. Dato per morto nel 1919, in soli 12 mesi, tra il dicembre 20 e la fine del 21, il movimento vede moltiplicarsi per 10 il numero dei fasci presenti nel paese e per 12 il numero degli iscritti, fino a quota 250.000. È come se fosse la vela più adatta alla stagione. Si gonfia ogni giorno di più col vento nero del dopoguerra. La violenza apre la strada. In un paese sovraeccitato, sottoposto a una quotidiana sollecitazione feroce, il fascismo rurale si trasforma nella milizia della reazione. Soltanto in 2 mesi del 21 i morti saranno più di 100 e i feriti 400, con 59 case del popolo saccheggiate, 119 camere del lavoro devastate, 197 cooperative distrutte, 83 leghe contadine assaltate, 141 sezioni socialiste bruciate, 100 circoli culturali smantellati. In 4 anni, prima di arrivare al potere, il fascismo fa 3.000 vittime. È lo squadrismo che arruola una massa indistinta, selezionata solo dal libero uso della forza e dalla trasgressione violenta, e la trasforma immediatamente in strumento militare eversivo. Reduci, ex legionari fiumani convinti che prima o poi D'Annunzio calerà a prendere la guida del movimento. Studenti scampati alle trincee che sperimentano la loro guerra domestica nelle piazze, futuristi che seguono Filippo Tommaso Marinetti nella promessa purificatrice della violenza travolgente e incendiaria per liberare questo paese dalla fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni e di antiquari. Spuntano i pugnali per colpire coloro che assassinano la nazione, le rivoltelle. Farinacci ne porta una sempre in tasca e l'altra legata al polpaccio destro, i teschi per ricordare che la vita è un mezzo e non un fine, il manganello, arma talmente elementare da diventare feticcio simbolico. Mussolini comincia a corteggiare la violenza con gli slogan: solo osando i fascisti avranno diritto alla storia di domani. Noi non vogliamo più dare la nostra giovinezza a favore dei paralitici e degli impotenti. È la forza che all'ultimo decide. Poi avanza una teoria generale della violenza. È evidente che noi, per imporre le nostre idee ai cervelli, dobbiamo, a suon di randellate, toccare i crani refrattari. Noi non facciamo della violenza un'estetica. Quando la si impiega deve essere generosa, cavalleresca e chirurgica. Non la piccola violenza individuale, sporadica, spesso inutile, ma la grande, la bella, l'inesorabile violenza delle ore decisive. Quella forza prenderà la mano al fascismo, col rischio di fargli perdere il consenso della borghesia, finalmente spaventata dal clima di guerra civile costante. Mussolini, avvertendo un cerchio d'odio intorno al fascismo che ha eretto le sue fortune sui catafalchi, sono parole sue, propone un patto di pacificazione coi socialisti, subito disatteso. Si ribella infatti l'anima di ferro del partito, come se lo squadrismo fosse già una forza a sé stante, autonoma e autoalimentata dalla stessa brutalità abusiva che produce, capace di dettar legge al fascismo che lo ha generato. Il Duce, come lo aveva battezzato anni prima il vecchio socialista emiliano Lindo Vernocchi, rischia di essere sconfitto. Per riprendere il controllo del movimento deve trasformarlo in partito, in modo che la guida politica prevalga ovunque sulla forza militare. E quando il governo Bonomi impartisce ai prefetti e questori l'ordine di disarmo dei cittadini, invitandoli a sciogliere i gruppi armati, il fascio reagisce stabilendo che a partire dal 15 dicembre 21 partito e squadre di combattimento diventino una cosa sola. A questo punto, per sciogliere la componente militare del fascismo,
bisognerebbe sciogliere il partito, mettendolo fuori legge. La violenza non è solo nelle piazze, ma nell'aria. Dopo l'illusione mitologica d'annunziana di Fiume, da 3 anni, come una polvere sottile, le voci di un colpo di Stato riempiono i corridoi dei palazzi romani, i dispacci degli ambasciatori, i sospetti dei giornali, i pettegolezzi dei partiti. Si inseguono le ipotesi, dal governo militare a un putsch dinastico, a una dittatura di destra che sbarri definitivamente la strada ai socialisti e ai comunisti mettendoli fuori legge. Mussolini frena. Quella della dittatura è una carta grossa che impone rischi terribili e giocata una volta non si gioca più. Ma proprio dal capo del fascismo, intanto, viene una continua denigrazione dello Stato e una costante umiliazione della democrazia. La Camera vecchia, fradicia e imputridita per uomini stanchi e peggio ancora stracchi. La democrazia agonizza in tutti i paesi del mondo. Può darsi che nel secolo scorso il capitalismo avesse bisogno della democrazia. Oggi può farne a meno. La guerra ha liquidato il secolo democratico del numero, della maggioranza e della quantità. Gli succede un secolo aristocratico. Lo Stato di tutti finirà per tornare lo Stato di pochi. Pochi ed eletti. E infatti lo Stato liberale tramonta, divorando 4 governi dal 23 marzo 1919, quando è nato il fascismo, al gennaio 22. L'autorità statale si sta disgregando perché ha perso la leva di comando delle forze dell'ordine, nella connivenza delle polizie con le bande armate. I questori restano passivi o magari, come il prefetto di Alessandria, accendono candele al loro santo protettore. Ma la legalità politico-amministrativa viene minata nella sua base popolare diffusa, cioè nei municipi che i fascisti occupano per rovesciare le giunte rosse, penetrando di notte nelle case dei sindaci e obbligandoli a firmare le dimissioni, minacciando con le armi mogli e figli. Nel 20 l'ordinamento civico del paese è rovesciato, con un'operazione violenta che svelle la democrazia rappresentativa nelle città, cancellando le scelte dei cittadini. 289 comuni vengono sciolti, come altri 365 nel 1921, uno al giorno. Mussolini cerca di dare un'organizzazione e una regola alla violenza squadrista, anche se dopo aver liberato gli istinti e incoraggiato i soprusi è difficile riassorbire il disordine. L'illegalità armata delle squadre si trasforma in una struttura paramilitare, un vero e proprio esercito di partito che strappa allo Stato il monopolio della forza per scatenarla privatizzata contro gli avversari politici. Il fascismo, che è già nato pronto al combattimento, diventerà una milizia volontaria al servizio della nazione, basata sui 3 cardini dell'ordine, della disciplina e della gerarchia. Un comando generale che al suo vertice il duce, nominato dalla ridondanza fascista primo caporale d'onore, guida la struttura delle squadre incolonnate coi fez, le divise e le camicie nere. Al seguito delle aquile issate sulle insegne marcia una gendarmeria parallela, dunque versiva, con pistole, pugnali, fucili, mitragliatrici, bombe a mano e manganelli. E infatti lo squadrismo ha sempre più campo libero e spadroneggia con le sue incursioni violente dovunque. A Sestri Levante i fascisti distruggono la Camera del Lavoro. A Verniana picchiano un parroco e un gruppo di cattolici popolari che avevano assistito alla messa col distintivo del partito all'occhiello. A Mirandola sparano contro un contadino di 16 anni perché rifiuta di togliersi il fazzoletto rosso dal collo. A Pieve, a Nievole, vanno a cercare i comunisti a casa di notte. A Gerbido assaltano la cooperativa obbligando i soci a firmare le rinunce. A Livorno lanciano nella finestra di un'officina socialista 2 bombe sipe. A Piombino gettano il segretario del sindacato nel vuoto, dal secondo piano. Sono sicuri dell'immunità. Corrono motorizzati da una città all'altra, cantando e sparando. Il governo Bonomi si decide a prendere posizione contro i corpi armati abusivi, revoca porti d'arma, impone la consegna dei moschetti, sequestra i manganelli, spedisce circolare i questori spingendolo a uscire dalla connivenza, autorizza lo scioglimento delle organizzazioni paramilitari. Ma lo Stato non riesce a riprendere il controllo di un paese in mano alle bande e Bonomi deve dimettersi. Giolitti dietro le quinte pronto a tornare in gioco e invia il prefetto Lusignoli a smussare le resistenze del Vaticano, dove Achille Ratti, arcivescovo di Milano, è appena stato eletto Papa e ha assunto il nome di Pio XI. Appena si innalza la fumata bianca,
I fedeli in preghiera vedono tre falchi volare sopra la Cappella Sistina, dove appena operato lo Spirito Santo. Dal Vaticano non verrà nessuna apertura politica verso la crisi italiana. In Parlamento c'è una teorica maggioranza antifascista, ma Pio XI un anno prima da arcivescovo aveva benedetto i gagliardetti fascisti dentro il Duomo di Milano e adesso blocca i popolari. Un altro blocco paralizza il PSI. È la pregiudiziale anticollaborazionista che spunta ogni riunione del vertice socialista, impedendo al partito di entrare in gioco in un momento decisivo per il futuro del Paese, nonostante il gruppo parlamentare del PSI sia più disponibile. Il re, non vedendo soluzioni, il 16 febbraio rinvia Bonomi alla Camera. Tutti i partiti, annuncia quel mattino l'Avanti, tagliano i ponti col fascismo. La politica italiana si orienta verso sinistra? Ma è un'illusione che dura poco. Il governo cade e Mussolini si alza in aula per celebrare lo scampato pericolo. Combinate o non combinate il ministero, fatelo o non fatelo di sinistra, questo però sia chiaro a evitare un pericoloso salto nel buio. Non si va contro il fascismo e non si schiaccia il fascismo. Era l'ultimo tentativo ed era ormai troppo tardi. Le lettere angosciate e deluse di Anna Kulishov a Filippo Turati accompagnano, commentano e anticipano tutti i passaggi della crisi e rivelano l'incertezza e l'inconcludenza della sinistra nel momento decisivo, 19 gennaio. Ma cosa volete? Cosa aspettate? 2 febbraio. Tante questioni vi giungono tra capo e collo perché come struzzi non le avete mai affrontate. Il pericolo era lontano e tenevate la testa tra le piume per non vedere e non sentire. Ma questa volta farete ancora i prudenti per conservare la vostra purezza di demi-vierge? 8 febbraio. È una situazione terribile. Il paese di giorno in giorno si avvicina al precipizio. Ormai non so cosa possa salvarlo. 15 febbraio, la verità è che non avete né gran fede né profonda convinzione. 19 febbraio, purtroppo la vostra semivirginità parlamentare vi ha eliminato tutte le simpatie e vi ha resi ridicoli. No, le mezze misure non servono a niente. Finché non vi deciderete a scegliere la via di un appoggio diretto a un ministero, mi pare vana e un po' anche ingenua la vostra pretesa di poter influire sulla vita del Paese. Turati aveva già risposto alla sua compagna, ammettendo pubblicamente di aver mancato il momento magico in cui forse si poteva rovesciare il gioco della politica italiana. 2 anni fa, scrive, era un altro paio di maniche. Oggi non c'è più nessuno che ci voglia al potere. Abbiamo l'aria di quelle ragazze che si vantano di essere ricercate da Tizio e da Caio e a cui invece nessuno pensa, come la vecchia Perpetua del buon Manzoni. A me pare che il nostro momento sia tramontato. E l'altra faccia del 22, la tragedia della sinistra e soprattutto del PSI, trasformato da Mussolini nel principale bersaglio della sopraffazione fascista, colpito nei suoi uomini e nelle sue strutture, sradicato dalle sue organizzazioni, senza che lo Stato impedisca questo sopruso violento contro la libertà politica. Accusato da Bukharin a Mosca di essere pieno di avvocati, in realtà il PSI è ancora un partito di agitatori, che semina la sua politica nelle aie e nelle officine, partendo da una casa del popolo, una cooperativa, una biblioteca popolare, una camera del lavoro. Privato delle sue sedi e dei suoi organismi di base, è disarticolato e neutralizzato, senza l'acqua in cui nuotare e sopravvivere. Ma ancora una volta, le divisioni interne alla sinistra annebbiano la prospettiva e frenano l'azione. Nello sconforto di Nenni, per lo spettacolo unico di una classe che si dilacera proprio nel momento in cui è attaccata da un nemico spietato e implacabile. E la profezia amara di Anna Kulishov non lascia spazio alle speranze. Ormai la borghesia italiana non teme più la rivoluzione e si getterà in braccio al primo generale al potere. Andremo filati a una dittatura e a una reazione mai vista in Italia. Gridano proprio viva la dittatura e abbasso il Parlamento, i giovani radunati a centinaia a Bologna il 10 febbraio, prima sotto le finestre della prefettura per protestare contro la politica romana senza governo e poi davanti al comando del corpo d'armata per acclamare i militari e invitarli a riempire il vuoto politico. La violenza non è solo l'aggressione fisica, ma anche questo, dileggio della democrazia, disprezzo del Parlamento, invocazione della forza. Noi, spiega Italo Balbo, abbiamo un destino solo, svalutare nel ridicolo, fino all'assurdo,
lo Stato che ci governa, il regime attuale. Vogliamo distruggerlo con tutte le sue venerande istituzioni. Questo regime si sfascia, non resta che una collezione di statisti decrepiti. Piomberemo su quel nido di gufi per fare piazza pulita. E il Duce in persona benedice l'urlo di Bologna che chiede la dittatura contro il Parlamento per il sempre più acuto senso di disgusto che l'attuale regime parlamentare provoca, parole di Mussolini. E la conferma di una predicazione antidemocratica e antistituzionale che precede l'azione del fascismo, le apre il cammino e l'accompagna costantemente. A 8 mesi dalla marcia su Roma siamo già fuori dallo Stato di diritto, da qualsiasi orizzonte costituzionale, addirittura dallo Statuto Albertino. Mussolini infatti non intende sprecare il concetto estremo di dittatura, lasciandolo passare sulla scena italiana annichilita senza impadronirsene, perché rappresenta una delle sue possibili opzioni per arrivare al potere e perché introduce nel Paese la tensione estrema di una torsione finale del sistema. Su questo terreno occorre andare cauti, dice, perché la dittatura è la carta suprema con cui si risana o si piomba nel caos, ma oggi l'eventualità di una dittatura deve essere seriamente considerata. Può anche darsi che il grido dei dimostranti fascisti di Bologna diventi domani il coro formidabile e irresistibile dell'intera nazione. Dagli armadi dismessi del giolittismo, il re per guidare il governo pesca il nome di Luigi Facta, un avvocato di Pinerolo fedelissimo di Giolitti, che sembra preoccupato soltanto di far passare qualche mese in attesa del ritorno del suo leader, quando scadrà il veto dei popolari. Un ministero di famiglia, dicono tutti, sicuramente di passaggio, ma verso cosa? Il governo che Facta porta all'approvazione del re non ha traccia di quell'apertura a sinistra che si erano viste nella discussione in Parlamento, anzi ribalta lo schema, entrano i popolari, soprattutto si affacciano i fascisti. Scrive Nenni, il paese aveva bisogno di un governo e gli si offre un fantoccio ridicolo e grottesco, una caricatura morale e fisica dell'autorità, è un vecchio lindo, pulito, sorridente, tolto dall'oscurità nella quale si compiaceva per farne un presidente del Consiglio posticcio, con l'ottimismo di un incosciente, incaricato soltanto di tenere in caldo il posto a Giolitti, per il momento in cui piacerà allo stregone di Dronero di ricomparire sulla scena politica. Nominato il 26 febbraio, Facta è subito bollato per sempre da Salvemini, uno dei maggiori idioti di tutti i tempi e di tutti i paesi. Ma il re, chiamandolo per l'incarico, sapeva dove stava precipitando l'Italia? Basta guardare cosa accade a Genova pochi giorni dopo, il 5 marzo 22. Processo in piazza al lavoro. Il giornale dei portuali, nato nel 1903 da un'alleanza tra leghe operaie, cooperative e società di mutuo soccorso, un pezzo di storia della città. Copie bruciate tra gli applausi. Urla contro gli articoli che invitano i cittadini a resistere alla violenza. Minacce. Poi le camicie nere corrono verso la sede del giornale, sfondano l'ingresso, rompono i vetri, rovesciano i tavoli, imbrattano i muri, frantumano il quadro elettrico. Un gruppo all'esterno, intanto, sta svitando la targa del giornale. La portano via, simbolo della libera stampa trasformata in bersaglio, ridotta in cenere nei falò del fascismo, mentre si allontanano intonando giovinezza. In mezzo al frastuono italiano del caos, come se volesse passare senza essere visto, sotto l'asticella della storia, l'avvocato Luigi Facta si alza in piedi al banco del Presidente del Consiglio e chiede la fiducia della Camera con un discorso sottotono, dimesso, quasi cercasse un ingresso di servizio nelle stanze del governo. Mussolini non prova nemmeno a chiedere posti da ministro, perché capisce che un progetto politico radicale e totalizzante come il fascismo non può confluire in una soluzione minimale e transitoria. Il suo voto favorevole a Facta sembra dunque gratuito. Ma in realtà il Duce, col nuovo governo, ha appena incassato la prova che il tentativo di isolare il fascio in Parlamento non decolla e non decollerà. Ma se Facta viene avanti nel marzo 1922, ciò è possibile solo perché altri più forti di lui si sono tirati indietro nel veto reciproco, uomini esperti ma incapaci di leggere il pericolo che ormai davanti alle porte arrugginite del paese, i giolittiani, i socialisti, i popolari, che Mussolini adesso sceglie come nuovo nemico per il loro no alla collaborazione col fascismo, attaccando in particolare Don Sturzo. Questo piccolo, mediocre prete siciliano comincia a scocciare in modo inquietante la coscienza della nazione. Costui rappresenta un pericolo enorme per la religione e per il cattolicesimo. Giacomo Matteotti,
deputato socialista di Rovigo, ha 37 anni nel marzo 22, quando presenta un vero e proprio libro nero del fascismo, cioè l'inchiesta socialista sulle gesta degli squadristi in Italia. Lo studio è uscito un anno prima, con un'attenta ricognizione dell'azione dei fasci, che elenca rappresaglie, ritorsioni, assalti, incursioni, incendi, bastonature, sparatorie, ferimenti e 170 morti, solo tra aprile e maggio 21, più 431 feriti. Ma adesso, nella nuova edizione, c'è una galleria muta delle immagini drammatiche dei circoli distrutti, le redazioni dei giornali devastate, le cooperative bruciate, i muri anneriti della Camera del Lavoro a Livorno, il teatro sventrato della Casa del Popolo a Zemelo Mellina, la birreria dell'Associazione Generale Operaia a Torino con gli arredi stracciati, le bottiglie frantumate, le sedie e i tavoli distrutti, la tipografia del giornale Giustizia di Reggio Emilia coi fili elettrici strappati dal muro, la linotype fatta a pezzi, la cassetta dei caratteri spaccata, gli impianti inservibili, gli armadi della Lega Braccianti di Bologna squarciati, gli scaffali demoliti, i tavoli rovesciati, una lavagna che prova a resistere sbilenca in un angolo. È il ritratto di un'Italia annichilita, su cui è passata una furia cieca di distruzione che non ha più nulla della lotta politica, ma trasforma quel 22 nell'anno zero di una nuova epoca, segnata soltanto dalla prevaricazione e dall'annientamento. Matteotti lo aveva detto per tempo davanti al Parlamento il 31 gennaio 1921. Oggi in Italia esiste un'organizzazione pubblicamente riconosciuta e nota di bande armate, le quali dichiarano apertamente che si prefiggono atti di violenza, di rappresaglia, minacce, incendi e li eseguono. La verità è che codesta violenza esercitata per interesse di classe. Ora badate, la giustizia privata che si sostituisce alla pubblica è giustizia sommaria e la classe che detiene il privilegio politico, economico, che ha con sé la magistratura, la polizia, l'esercito, ritiene che sia giunto il momento in cui essa, per difendere il suo privilegio, esce dalla legalità e si arma contro il proletariato. Garantire la legalità democratica del Paese spetterebbe a Vittorio Emanuele di Savoia, capo per grazia di Dio e volontà della nazione di uno Stato che va in frantumi venendo meno ai suoi impegni costituzionali e giorno dopo giorno si arrende alla furia fascista che lo incalza per soppiantarlo. Il re è solo, cresciuto senza amici, annoiato dai riti di corte, invecchiato appena 53 anni nella separatezza del ruolo vissuto come un dovere dinastico, intristito da un'immagine fisica poco regale, coi giornali che lo scrutano ogni uscita dal palazzo, registrando gli applausi del popolo, la fede incrollabile, il buon sorriso, ma anche il volto ossuto, i capelli grigi, il portamento di chi si sente la corona in testa anche quando si fa la barba. A dire il vero, ciò che il re soldato sente è il declino monarchico in Europa, dove nei 5 ultimi anni 26 famiglie coronate hanno dovuto rinunciare al trono. Il re ha osservato il fascismo da lontano, prima con interesse per la capacità di contrastare i socialisti e disarmare i loro progetti ribelli, poi con diffidenza perché alieno, difficile da decifrare, impossibile da assimilare. Conosce il Duce paradossalmente più da socialista che da fascista. Durante la guerra il sovrano era capitato per un'ispezione all'ospedale di Cividale, dove era ricoverato per paratifo il giovane bersagliere Mussolini. Se ne ricordò 6 mesi dopo, quando in visita all'ospedale di Ronchi si ritrovò di fronte il sergente Mussolini nel secondo letto vicino alla finestra, febbricitante per le schegge di un proiettile esploso durante un'esercitazione. Certo, il re in quel momento non poteva immaginare che un giorno avrebbe proposto a Mussolini il titolo di Duca di Rodi e poi addirittura la nomina principe, e che per 20 anni lo avrebbe incontrato ogni lunedì e giovedì alle 10 del mattino come capo del governo. Adesso il sovrano, e non soltanto lui, si domandava che fine avesse fatto la vecchia anima mussoliniana che anni prima definiva quello del re il mestiere più inutile del mondo, lo spirito socialista antidinastico, la ripulsa fascista del trono che solo 3 anni prima aveva spinto il Duce a annunciare: noi non andremo a frugare negli archivi, non faremo il processo retrospettivo alla monarchia, ma fin da questo momento diciamo Repubblica. Oggi è diverso. Dopo la visita di aprile del re a Milano, il Duce sente il bisogno di chiarire che se il fascismo non è repubblicano, non è nemmeno monarchico, ma subordina il proprio atteggiamento agli interessi materiali e morali della nazione. Agnosticismo istituzionale, dunque, o forse opportunismo costituzionale, come davanti alla violenza squadrista che continua a agire.
A Torino, esattamente un anno dopo aver incendiato la Camera del Lavoro, le camicie nere tornano in corso Sicardi 12, sede dell'Associazione Generale degli Operai, e sparano 10 colpi di rivoltella altezza Duomo dall'ingresso della birreria verso l'interno. Lo stesso giorno a Sarzana, 100 squadristi armati di randelli, protetti dalle guardie regie, ispezionano la città bastonando gli avversari in un raid sanguinoso. A Roma, alle 11 di sabato sera in Via Nazionale, un giovane che cammina dietro il direttore dell'Avanti Serrati lo supera correndo e gli lancia sul viso un involto pieno di sterco. Il re vede questo degrado finale della lotta politica, col fascismo che si nutre della crisi italiana di cui è figlio, ma tace. Più che controllare le manovre di Mussolini in piazza, Vittorio Emanuele scruta le mosse di suo cugino Emanuele Filiberto d'Aosta nel palazzo, soffre le voci che da almeno 3 anni accarezzano l'ipotesi che il duca prenda il suo posto sul trono, ipotesi che D'Annunzio liquida subito. Inutile sostituire il re col duca, sono 2 imbecilli. Man mano che il fascismo diventa una forza d'urto dentro lo Stato, il re avverte che la marea crescente arriva fino a corte, lambisce i suoi 2 più stretti dignitari, il primo aiutante di campo e il ministro della Real Casa, cattura Margherita, la regina madre, e conquista gli Aosta, fino al punto da spingere il re a chiedere al governo di mettere sotto sorveglianza il duca e la duchessa. Ma una sera di aprile alla Scala, mentre Arturo Toscanini dirige l'orchestra del Mefistofele, Vittorio Emanuele III sente la scommessa tra Dio e il demonio arrivare fin davanti al palco reale con la musica e le parole che annunciano la sventura. Dei neri puledri già sento il nitrir, e dopo fuggir, e dopo fuggir. Nella Casa del Popolo di via Manfredo Fanti il cerimoniale sembra quello di sempre, quando prima dell'internazionale la sala intona l'inno del 1° maggio sulla musica del Nabucco. Vieni, omaggio, t'aspettano le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni e splendi alla gloria del sol. Tutti i connotati con cui la sinistra definiva se stessa sembrano radunarsi in quelle musiche, in quella parola e in quella strada. Il lavoro, la fatica, la coscienza di classe, l'organizzazione, la ribellione, il sole dell'avvenire. Ma perché la festa ufficiale di lunedì 1 maggio 22 si fa al chiuso, dentro il salone che non riesce a contenere tutta la folla? E fuori, quali ordini sono stati dati alle guardie, che individuano gli operai col garofano all'occhiello del vestito della festa, i proletari col fazzoletto rosso al collo, e li perquisiscono a uno come se nascondessero addosso le armi? Esperto di ritualità messe in scena, Mussolini vuole estirpare anche la radice del mito proletario, nel quale la sinistra si riconosce, racconta se stessa e si onora. È l'attacco diretto al 1° maggio, la data che Filippo Turati celebra per la 32ª volta dietro la porta chiusa della Casa del Popolo, spiegando che il socialismo non muore, e il 1° maggio è eterno, anche se quest'anno è carico di dolori e di dubbi. Proprio mentre il leader socialista parla ai compagni, i fascisti lanciano l'offensiva. A Milano una squadra con le mazze ferrate colpisce gli avversari alla Fiera Tivoli, vicino alla giostra, poi fugge sparando e lascia a terra 2 feriti, mentre tutta la città è attraversata da aggressioni a operai e socialisti. Dappertutto è caccia al sovversivo. Il 1° maggio finisce con 12 morti, 58 feriti. Alla vigilia della festa, l'Internazionale Comunista denunciava l'attività sanguinosa del fascismo, preludio della guerra civile, ma garantiva i lavoratori per il futuro. Formate una sola classe, di qualunque tipo siano le vostre divergenze politiche, se fate blocco nessuna forza vi potrà resistere. Il Duce, aiutato dagli studi di Margherita Sarfatti, sostituisce alle epopee identitarie del 1° maggio il mito primigenio di Roma, fondatrice della storia italiana, invincibile perché imperiale e sovrana, eterna attraverso i millenni. Decretando il funerale della festa dei lavoratori, il fascismo trasforma la celebrazione del Natale di Roma il 21 aprile nella nuova festa del lavoro, precipitandola di colpo nella festa del fascismo. La retorica aulica di Mussolini, pagana, ma continuamente alla ricerca delle fondamenta metaforiche del sacro, perennemente tentata dalla trasposizione epica del contemporaneo, cerca nell'incontro con Roma l'alfabeto spirituale che le manca e la cornice storica che sta inseguendo. Immediatamente il fascismo si attribuisce il ruolo di interprete e continuatore di quel destino riconsacrato,
come Enea ritrovò l'antica madre, scrive il Popolo d'Italia. Roma e Italia sono due termini inscindibili. Nelle epoche grigie o tristi della nostra storia, Roma è il faro dei naviganti, aggiunge Mussolini, la meta suprema. Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento, lo spirito immortale che risorge nel fascismo. È destino che Roma torni a essere la città direttrice della civiltà in tutto l'Occidente d'Europa. Il linguaggio fascista si adegua allo spirito guerriero. Sentiamo fervere il più vero sangue della stirpe romulea per tutte le arterie della nazione, grida il Popolo d'Italia. O bastardi delle internazionali, siete voi sordi per non avvertire il risveglio titanico di questo spirito di razza nella massa dei lavoratori italiani? Guai ai popoli eunuchi. Il sistema continua a accumulare tensione, come se si preparasse a esplodere. Tutto esasperato, conflittuale, eccitato. Il paese intero sembra infiammabile, senza un ancoraggio di stabilità, salvo la sorpresa del censimento, che al 1 gennaio 22 conta 37.270.493 abitanti nel Regno, con una crescita di 2 milioni e mezzo, 7,5%, rispetto alla rilevazione del 1911, nonostante la guerra. Ma la disoccupazione è in aumento e arriva a quota 607.000 unità, con 107.000 donne. E i salari non riescono a crescere come il costo della vita, con il bilancio giornaliero di una famiglia operaia tipo che registra 21,20 lire di guadagno e 26,37 di uscite. Al mercato bisogna spendere una lira per un chilo di carote, 45 centesimi per un cavolo piccolo, le patate arrivano a 80 centesimi al chilo, l'aglio a 1,30 lire, le castagne secche a 2,40, mentre nei negozi la carne di manzo fresco di prima scelta costa 6 lire al chilo, l'olio d'oliva 11 lire, il burro 9,50, il lardo nostrano 90 centesimi, il gorgonzola 12 lire, un fiasco di vino per famiglia 4,20 e la vera occasione questa settimana è la scatola da 200 grammi di sardine finissime solo a 1,80. A Torino le guardie municipali consegnano i disoccupati i buoni per la minestra del sindaco, distribuita gratuitamente ogni sera in 16 punti della città. Ma sono i focolai di protesta che surriscaldano il 22. Dovunque il lavoro entra in sofferenza, per tutti i mestieri. Scioperano da 36 giorni i cavatori ad Arona, da 3 mesi i lanieri di Susa, da settimane i cementisti di Berceto, da 1 mese i ceramisti di Pisa, Rifredi, Sesto Fiorentino, Laveno, Mondovì. Si riunisce a Monza l'internazionale dei cappellai, entrano in agitazione i tintori, gli ombrellai, i lavoranti barbieri, i muratori, i giornalieri dell'agricoltura, i carboniferi, i cartai di Voghera, Stradella e Casteggio, i pianofortisti, 7 equipaggi di piroscafi in partenza da Genova, i maestri delle scuole serali, gli chauffeur, i metalmeccanici, gli operai del teatro, gli artisti drammatici. A Mammola, in Calabria, scioperano anche i preti, che si rifiutano di celebrare le funzioni perché la curia non riconosce i loro minimi diritti finanziari. Lo squadrismo avverte nell'incandescenza del momento l'occasione di sfogare se stesso e premere sul sistema. Tutto è azione nel 22, ma le camicie nere cominciano a sentire la sterilità del gesto che si consuma nel nulla. Le bande sono un fattore di distruzione, un veicolo di aggressione, ma non vanno oltre. Fanno paura, ma non fanno politica. Mussolini stesso avverte il limite e il suo pericolo. Sembra incarnare questa necessità di uscire dalla dimensione puramente fisica costretta nel triangolo presenza, prestanza e violenza. Confessa, le simpatie del vasto pubblico si sono attenuate e sono in ogni caso mutevoli. Riassumendo, noi non abbiamo amici. A Ferrara, Italo Balbo chiede al Duce l'autorizzazione a un vero e proprio colpo di mano. Ordinare all'improvviso in segreto l'occupazione della città da parte dei 60.000 disoccupati di tutta la provincia e non togliere l'assedio finché il governo non decida misure immediate di sostegno con un piano di lavori pubblici. Auto, biciclette, barche, una circolare riservata in busta chiusa da aprire all'ora X ordina ai segretari dei fasci locali di usare tutti i mezzi per convogliare i lavoratori disoccupati in città per una manifestazione che suoni come un ultimatum a Roma. La città è invasa, si bloccano i tram, si ritira la compagnia delle guardie regie che non ha opposto resistenza, si aprono gli idranti dell'acquedotto per il rancio, il forno comunale cuoce 20.000 chili di pane, il governo capitola, 30 milioni per i lavori pubblici straordinari che chiedeva la piazza, il Duce esulta, le giornate di Ferrara sono il sigillo di una vittoria conquistata con duro sforzo, con assidua tenacia, con inesauribile fede. Balbo aggiunge: questa grande manovra ci serve per avere l'esatta sensazione dello stato d'animo delle nostre masse
e la misura della loro disciplina. Per tutto il mese di maggio la pianura padana è scossa dall'energia violenta dello squadrismo che mette in scena se stesso. Inutilmente il Presidente del Consiglio Facta spedisce una circolare a tutti i prefetti del Regno, invitandoli a vietare cortei e comizi pubblici per contribuire alla pacificazione degli animi. La macchina governativa non lo ascolta e Mussolini ha appena applaudito le adunate e alle occupazioni. Ormai, dice, la forza di propulsione del fascismo, i suoi motivi di vita sono così potenti che lo fanno rassomigliare ai fenomeni inesorabili della natura, come lo scatenarsi di un uragano, il precipitare di una valanga o lo straripare di una fiumana. Gramsci, sull'Ordine Nuovo, dà un altro nome alla fase, la morte dello Stato liberale. A giugno le camicie nere passano dalla dimostrazione all'insurrezione. Pezzi d'Italia fascista si ribellano alla legalità del regno, prendono il comando della piazza, ingabbiano le istituzioni, sperimentano il dominio. Un progetto eversivo, un anticipo di rivoluzione, la prova generale di quel che sarà. Per spaventare il popolo e il potere, ma prima ancora per autoconvincere che il sistema è infragilito come un guscio vuoto, non più sorretto da nessuna forma di autorità, pronto a cadere. Dunque quel guscio può essere infranto per impadronirsi della sostanza. L'ora è prossima. Per strada, passando tra paesi e cascine, le versioni incolonnata che sperimenta se stessa scarica la furia della violenza accumulata da mesi. Incendiato il consorzio di Molinella, bruciato il circolo operaio a Sala Bolognese, bomba alle 2 di notte a Sesto Imolese, completamente distrutta la cooperativa La Sociale, assaltata la Camera del Lavoro, attaccato il panificio comunale, sfigurati gli uffici della Federazione dei Lavoratori della Terra, smantellate le sedi del sindacato Ferrovieri. Un concentrato di furore e di arbitrio che è già una confisca di potere, una sospensione del diritto. Quando l'Emilia fascista si mobilita a Bologna contro il prefetto Mori, accusato di simpatie socialiste, Balbo offre al Duce la simulazione perfetta di una macchina insurrezionale provata sul campo, nel cuore della pianura padana, nella capitale rossa della sinistra. Scrive nel suo diario: si marcia verso l'epilogo rivoluzionario del fascismo, che non può essere altro che la conquista del potere. Bologna prende già l'aspetto di guerra. Si blocca il centro cittadino, si fermano i tram, entrano a Bologna le squadre che arrivano a piedi da tutta la regione. È una situazione rivoluzionaria talmente arroventata da allarmare la borghesia, che vede l'ordine sospeso a Bologna, i poteri legittimi confiscati, la violenza padrona, lo Stato sotto ricatto. Mussolini osserva, controlla, oscilla e alla fine interviene, spezzando un assedio che non ha sbocco. «Cari amici», scrive i fascisti di Bologna, «bisogna sospendere per un tempo che sarà assai breve la vostra magnificazione. Una pausa si impone. Con la stessa disciplina della vostra mobilitazione sono certo che obbedirete al mio ordine». Poi un telegramma privato del Duce a Balbo e Grandi spedito dalla Camera: «obbedendo oggi acquistate il diritto di comandare domani per le maggiori fortune della patria. Vi abbraccio tutti, capi e gregari». Bologna si svuota. Anche 2000 ciclisti giunti dal Ferrarese voltano le biciclette fasciste e ripartono. Balbo però ha un metodo di giudizio personale e segreto per misurare lo spirito rivoluzionario del partito. «Prova generale della rivoluzione», scrive, «che può essere ripetuta in proporzioni più vaste nel momento della rivolta ai poteri costituiti». Poi la conclusione: «il fuoco non spaventerà domani i fascisti, è quanto mi basta». Ma il fuoco su cui soffiano i gerarchi ormai è difficile da domare. Lo stesso Mussolini, svuotato a Bologna, sembra abbagliato. Ciò che è accaduto a Bologna prova che solo uno stato di esaltazione mistica può operare taluni prodigi, questo spettacolo di consacrazione luminosa di una fede. Sotto la febbre di questa possessione pare impossibile che il paese possa fingere una quotidianità ordinaria, mimare una vita normale. Ci vorrebbe una via d'uscita per deviare il percorso del secolo, che sta corrompendo se stesso, prima dell'epilogo. Il bivio c'è, diventa visibile proprio all'inizio di giugno e ha un nome preciso: collaborazionismo. Il primo giorno di giugno il gruppo parlamentare socialista rompe l'ortodossia del partito e vota un ordine del giorno in cui si dichiara pronto a appoggiare anche un governo che assicuri il ripristino delle libertà pubbliche e della legge. È una bomba. Ma la direzione del partito la disinnesca subito, bocciando l'apertura che potrebbe tagliare la strada a Mussolini. Davanti alla spaccatura, l'unica soluzione è convocare nuovamente un congresso, un anno dopo quello di Livorno, dove si consumò la scissione. Nemmeno l'incalzare della furia fascista fa alzare lo sguardo delle sinistre dal partito al paese, all'emergenza democratica,
allo Stato costituzionale in pericolo. La sinistra deve consumare la sua dannazione fino in fondo, a ogni costo. Il gruppo parlamentare si sente ormai autonomo, indipendente, va avanti, ma al momento del voto i collaborazionisti socialisti alla Camera si accorgono di essere in pochi. Tardi e male, dunque. Nei suoi appunti Nenni vede il socialismo avviarsi al disastro con gli occhi bendati, non discute i fatti, non valuta il rapporto di forze, gioca con le parole, costruisce edifici di frasi, offre lo spettacolo che i dottori della Chiesa disputano sui sacri testi, mentre il loro mondo va in rovina. Liquidatori o Mussolini, il socialismo italiano non sa cosa vuole, dall'immagine di un paralitico che balbetta o di un ubriaco che abbraccia un fanale. Ma in realtà il Duce tira un sospiro di sollievo, perché il collaborazionismo è abortito, i socialisti sono paralizzati dalle divisioni, l'unità dei partiti moderati e liberali si sta sfasciando per le ambizioni concorrenti di Nitti e Giolitti, che riprendono le loro libertà di movimento, brancolando come ciechi davanti all'avversione fascista, nell'illusione conservatrice e elitaria che il Duce stia facendo il lavoro sporco per consentire loro, al momento giusto, di ereditare un campo d'azione sgombro e ordinato. Quel campo in realtà è sempre più recintato dalle camicie nere, con l'autorizzazione a far piazza pulita. Signori, avverte Mussolini il 4 giugno, quando si vuol vincere bisogna sabotare, distruggere il nemico in tutti i suoi ripari, in tutte le sue trincee. La pianura padana è sempre più la fabbrica a cielo aperto dell'avversione. A Crema le bande armate portano 300 uomini dentro la sottoprefettura, mentre altri 2000 sono in attesa a Cremona, pronti. Devastazioni, assalti, spari, caccia ai socialisti e ai popolari. A Rovigo, come denuncia Matteotti, ogni libertà è soppressa, ogni persecuzione consumata e le violenze fasciste avvengono impunemente per la connivenza delle autorità. A Sarzana il tribunale ha appena assolto i fascisti che hanno saltato il corteo funebre di un ferroviere socialista. A Cervia un giovane comunista, Giovanni Collina, è ucciso alle 2 di notte mentre dorme nel circolo comunista da un gruppo di armati. Gli sparano, poi cospargono il corpo di benzina, lo incendiano. A Parma il direttore dell'Idea Comunista, Piero Illari, è aggredito in via del Duomo mentre sta tornando a casa. A Cremona l'onorevole Farinacci prende a schiaffi una ragazza colpevole di avere sul vestito un garofano rosso. A Volta Mantovana, in subbuglio dopo che 2 squadristi sono rimasti feriti in una mischia coi popolari, deve scendere in campo il vescovo, Monsignor Paolo Rigo, contro l'allontanamento del parroco Don Cesare Ferrari, imposto dagli squadristi con l'accusa al sacerdote di essere un propagandista politico e un nemico del fascismo. Un contropotere illegale si è ormai insinuato nella gestione della cosa pubblica per sovvertire l'ordine politico-amministrativo sotto gli occhi dei cittadini, scavalcando il diritto, uscendo da legalità, facendosi beffe della polizia e intimidendo la giustizia. Corroso dal basso, nelle città capovolte dagli squadristi, lo Stato si sgretola invece di difendersi e reagire e assiste impotente a questa appropriazione indebita di potere conquistato a mano armata. La democrazia non è presidiata. La cultura liberale passa in minoranza, la sinistra disarticolata dopo 2 anni di aggressioni. A luglio il 1922 sembra aver scelto il suo destino. Il quadro del potere istituzionale è talmente indebolito che Roberto Farinacci può presentarsi in municipio a Cremona e autoproclamarsi sindaco, sostenuto dagli applausi e dalle minacce delle camicie nere che occupano la piazza. Il triangolo fascista disegnato con l'occupazione di Ferrara, Bologna e Cremona evidenzia uno Stato a pezzi e manca ancora Ravenna, che arriverà tra poco. Cade il governo Facta per consunzione. Si lavora per un'intesa antifascista coi popolari socialisti collaborazionisti, che non nascerà. Ma intanto un fascista viene assassinato a Novara, innescando la rappresaglia squadrista con assalti, incendi, devastazioni. Cesare Maria De Vecchi giura davanti alle camicie nere che i socialisti non torneranno in municipio e rivendica l'epurazione generale, urlando: 40 comuni piegati dalla forza travolgente del fascismo, centinaia di covi della Belva Rossa distrutti. Quindi tocca Ravenna, quella notte terribile descritta da Balbo, con le sedi socialiste e le organizzazioni proletarie incendiate e i fascisti che attraversano la pianura di Romagna tra le alte colonne di fuoco e di fumo, dove sta bruciando ciò che resta della legalità statale e della libertà degli italiani. Ecco perché l'incarico a Mussolini di formare il governo a ottobre non ha bisogno di forme extra istituzionali e la marcia su Roma, più che conquistarlo, raccoglie il potere caduto dalle mani delle istituzioni rinsecchite. Il colpo di Stato si era già realizzato, giorno dopo giorno, nella tragedia quotidiana del paese perduto,
nell'anno del fascismo, 1922. Ringraziamo Alessio Mauro per questa bellissima cavalcata lungo l'anno terribile. Data l'ora che abbiamo raggiunto, avevamo previsto un secondo giro di interventi, ma chiederei semplicemente di usare il sapiente linguaggio delle sintesi, delle conclusioni, di riprendere Alessandro che ci aveva lasciato a luglio del 22, di finire il suo intervento e così anche a Lorenzo Cotignoli. Sì, per andare un po' oltre il luglio 22, molto brevemente, a questioni che però sono fondamentali per la storia del movimento cooperativo. Prima parlavamo di strategie, di obiettivi politici, simbolici. Allora, in un certo senso credo si possa dire che l'attacco della colonna di fuoco del luglio del 1922 altro non fu se non il corollario armato di una offensiva politica ideale, culturale, condotta da tempo dal fascismo contro il cooperativismo socialista, campagna di cui è esempio per eccellenza il volume edito proprio nel 22, il volume antologico di Giovanni Preziosi, Cooperativismo rosso, piovra dello Stato. Polemica peraltro che non nasceva affatto con il fascismo, né, sia detto en passant, sarebbe morta con esso. Basti pensare alla campagna scatenata nel marzo del 1914 dall'Associazione Nazionalista Italiana, sulle pagine del proprio organo di stampa L'Idea Nazionale, sull'acquisto della grande tenuta Marcabò, o a quella, siamo nel pieno del primo conflitto mondiale, animata da Carlo Bazzi sulle pagine del Foglio del PRI Ravennate, la libertà contro la corruzione e la politicizzazione della cooperazione socialista. Argomento questo della natura politica, quindi di parte delle cooperative socialiste, che sarebbe stato ripreso pari pari dalla pubblicistica fascista. Balbo nelle pagine più volte ricordate di Diario 1922 a proposito della Federazione delle Cooperative appena data alle fiamme, organizzazione mastodontica retta con criteri sostanzialmente onesti, soltanto che non era un ente economico bensì politico, e li faceva eco Giuseppe Fregnani. Le sezioni comuniste e le leghe della vecchia Camera del Lavoro conducevano la parte più cruda ed appariscente della lotta contro il fascismo, ma in realtà era la Federazione delle Cooperative, potente organismo economico, che alimentava tutto il movimento. Ecco perché bisognava distruggerla. Da tutto ciò, allora, che cosa si sarebbe portati a credere? Che la distruzione della sede della Federazione delle Cooperative fu la premessa per l'annientamento, sic et simpliciter, dello stesso movimento cooperativo. Ecco, sappiamo che non andò affatto così, anzi, ma che al netto dei tagli, delle soppressioni, soprattutto radicali nel settore consumi, lasciando da parte la questione pure dirimente dell'unificazione coatta delle cooperative rosse, gialle, eccetera, eccetera, proprio con la nomina che ricordavo prima alla guida della Federazione delle Cooperative di un tecnico più o meno super partes come Pietro Cagnoni, iniziò quel processo di penetrazione, di lunga penetrazione del fascismo dentro la cooperazione Ravennate, che non solo ne garantì la sopravvivenza, e in taluni casi, va detto, come in quello della CMC, una significativa espansione, ma ne fece il vero e proprio perno del sistema politico locale per circa 20 anni. Chiudo una vicenda solo apparentemente secondaria a proposito di simboli, ma che secondo me serve a inquadrare bene la questione. Dopo la distruzione della sede della federazione, gli uffici furono trasferiti nei locali di via Guaccimanni, questi che peraltro non facevano parte dell'originario Palazzo Rasponi, erano stati aggiunti successivamente, che erano gli unici che erano rimasti risparmiati dalle fiamme. Dov'era la sede della federazione sarebbe stato costruito, lo sappiamo tutti, il Palazzo della Provincia, mentre a nuova sede della federazione fu individuato un caseggiato dismesso di proprietà del comune di Ravenna
in piazza Arcivescovado, che fu inaugurato il 9 maggio del 1926. Ecco, la stampa fascista, se leggiamo le cronache della stampa fascista del tempo, poneva in risalto significativamente la differenza con la vecchia sede. Sentite, scriveva la Santa Milizia: la nuova sede non ha la maestosa lussuosità dell'antica sede sacrificata dal fuoco purificatore, non ha saloni dipinti a stile floreale, eccetera eccetera eccetera, non ha saloni intonati alle stagioni, ma ha quanto basta per costituire un insieme armonioso, dignitoso ed austero, quale si addice alle nuove concezioni. Quanta vuota retorica vi fosse in queste parole lo prova un fatto, ovvero che il medesimo autore di quegli affreschi elevati a simbolo della megalomania di Nullo Baldini, cioè Giovanni Guerrini, avrebbe ricevuto l'incarico di presiedere alla organizzazione estetica del padiglione di Ravenna alla prima mostra nazionale della cooperazione nel novembre del 1928. A Lorenzo Cotignoli il seguito di ciò che avviene dopo questa conquista fascista in quello che viene conosciuto come il matrimonio di interesse. Ce lo lasci agli atti già scritti. Bene, una conclusione. Una statica, fra l'altro, della relazione di Cagnoni, che è estremamente interessante, di cui Alessandro ha citato alcuni pezzi. La ricerca è di Paolo Cavassini, Andrea Casadio e naturalmente Luparini. Vabbè, ci sarebbero, insomma, io so che a mezzogiorno e mezzo dobbiamo inaugurare, quindi non preoccupatevi. Alessandro ha detto la cosa fondamentale. Il presupposto di quell'attacco sembrava appunto essere finalizzato alla distruzione, non avvenne, per le motivazioni che lui ha detto, che io ho cercato di dire prima. La federazione è un elemento fondamentale per il consenso del regime e per il governo del territorio. Ve la dico in tre parole, abbiamo capito. Quindi non viene, ovviamente viene scelto Cagnoni, che è un tecnico, come commissario, viene scelto Calvetti come direttore, che si rivela un bravo amministratore, tant'è che rimane fino al 40, nel 40 dentro il fascismo ravennate, nel 39 per la verità ci sono un po' di problemi e la federazione viene ricommissariata dal prefetto proprio nel 40, anzi viene nominato un viceprefetto a fare il commissario della federazione. Però che cosa succede? Succede che naturalmente la struttura tecnica, che nel frattempo era cresciuta, insomma, non vi ho parlato di Dario Guzzini, di molte cose, però trovate, se avrete voglia di leggere il mio intervento che era scritto, io ne ho sviluppato meno di un terzo, le troverete. Comunque viene in qualche modo preservata, cioè quella organizzazione efficiente in qualche modo viene lasciata vivere. Vengono cambiati ovviamente i vertici, le figure meno apicali vengono in gran parte preservate e quindi la federazione si avvia a continuare la sua attività come grande strumento di governo della cooperazione ravennate, che però viene largamente ridimensionata. Prima Alessandro ha fatto riferimento, no, al consumo. Il consumo fino a quel periodo era collocato dentro le cooperative braccianti, che erano l'asse portante del presidio del territorio della cooperazione. A differenza del movimento repubblicano, che aveva l'emancipazione proprio nella sede della Casa del Popolo, la cooperazione baldiniana aveva costituito delle cooperative di consumo, addirittura delle cooperative di calzaturieri che facevano le scarpe anche per i lavoratori. E quindi che cosa succede? Succede che in gran parte vengono chiuse. Le motivazioni sono che guadagnavano poco per le sezioni di consumo, che facevano gli stessi prezzi dei commercianti. In realtà erano i commercianti che si erano adeguati ai prezzi delle cooperative di consumo perché avevano svolto un'azione di calmieramento, ma il fascismo non poteva non cogliere l'occasione di gratificare quelle classi e che l'avevano favorito. Quindi quindi che cosa accade? Accade che quindi la federazione prosegue. Nasce un dualismo sostanzialmente anche dentro l'ambito fra la federazione e la CMC, che era nata nel 1901, che comunque aveva
in qualche modo rappresentato in parallelo un altro elemento di presidio dei lavori pubblici a livello nazionale, ma fino al 22 è la federazione che prevale, la CMC sottostà. Dopo si invertono i fattori. La CMC viene anche quella, le due cooperative, ho detto prima, erano nate dopo il 10, vengono costrette a fondersi, in questo caso è la nuova che incorpora la vecchia, non viceversa, come quindi quella repubblicana che incorpora la vecchia, come avveniva invece in tutte quasi tutti i casi delle cooperative braccianti. E però la CMC, se andiamo a vedere i lavori acquisiti o i dati, non ve li cito, fidatevi, la CMC assume quasi il doppio di lavori pubblici della federazione nel periodo che va dal 22 al 38. Quindi significa che probabilmente la figura di Prometeo Balducci, probabilmente questo andrebbe ulteriormente approfondito, significa però che dal punto di vista della acquisizione di lavori pubblici, la federazione è più tenuta per presidiare il territorio, il lavoro bracciantile, il consenso in provincia di Ravenna. La CMC viene proiettata invece all'esterno, va all'estero, va in Jugoslavia, va a Zara, cioè, sviluppa molto la sua attività anche fuori dai confini del territorio. Quando finisce la fascistizzazione, quindi quando finisce il lavoro di Cagnoni, negli anni successivi, tutte le cooperative che erano sdoppiate all'inizio vengono fuse. E ci sono però degli episodi interessanti, perché per esempio a Campiano i fascisti nominano un commissario, vogliono costringere le cooperative a fondersi, ma il rancore fra repubblicani e socialisti è ancora talmente forte. Erano tutti iscritti al partito fascista, ma fino al 28 impedirono la fusione. Se volete leggerlo è raccontato qui, qua mi fermo. E quindi praticamente sulla struttura della parte baldiniana la federazione continua il suo percorso fino a che naturalmente arriva la caduta del governo Mussolini. Nel frattempo Baldini, che aveva ricevuto l'offerta di rimanere, anche qui c'è un lungo episodio da raccontare, ve la dico in fretta, Baldini riceve varie offerte anche da Mussolini direttamente per rimanere a capo della federazione, non accetta, decide di andare in esilio. Ma a differenza dei molti antifascisti che si erano organizzati in circolo, insomma, facevano un lavoro politico, Baldini a un certo punto all'inizio partecipa a questa attività, poi decide che deve fare qualcosa e fa due cose: una cooperativa di ferrovieri dove in gran parte fa lavorare gli esili italiani ma anche dei francesi proprio per la costruzione di ferrovie in Francia, e poi fa una mensa per gli operai, l'esperienza di forse Cabessere era dimenticato, ma l'esperienza di Ostia evidentemente era ancora presente. È ormai vecchio, nato nel 62, è malato, torna a Ravenna nel 41 perché la figlia Pimpa Maria Luisa, che è stata anche consigliere del Comune di Ravenna, fece una richiesta a Mussolini che la accolse. Vecchio e malandato, si fermava a chiacchierare con i suoi coetanei e a leggere il giornale lunghi viali della stazione di Ravenna. Quando cade il fascismo nel luglio del 43, immediatamente Badoglio nomina anche qui un viceprefetto come commissario, ma su istanza delle forze antifasciste di Ravenna, un mese dopo, cioè nella fine di agosto del 43, nomina Baldini commissario della federazione. E qui 43-44 c'è la famosa polemica, la lettera di scomunica di Pertini. Baldini che cosa fa? Disattende le indicazioni del CLN, del Partito Comunista. Non bisogna fare la trebbiatura per non dare il grano ai tedeschi. Baldini decide di trebbiare. La motivazione che lui dà è: se non diamo i grani ai tedeschi non mangia neanche la nostra gente. Adesso la dico in fretta, poi la questione è francamente un po' più complessa, lasciatemela sintetizzare così. Si apre una spaccatura, una frattura che poi presupporrà polemiche anche dopo la sua morte, che avviene il 6 di marzo del 45. Nonostante questo, però, nell'assemblea della federazione del 44, dell'agosto 44, Baldini viene nominato presidente della federazione, rimarrà presidente fino al 6 di marzo del 45, sarà sostituito da suo cugino, figlio del fratello della madre, Bindo Giacomo Caletti, che ha presieduto anche la provincia di Ravenna,
e che era direttore della federazione, l'aveva nominato dopo il ritorno di Baldini a Ravenna e poi continuerà la sua opera di direzione della fino al 1950. Con questo finisco. Nel 1950, anche qui un po' una storia che si ripete rispetto al 1902, fra associazione, quindi fra sindacato e cooperazione, nasce la Lega delle Cooperative. Adesso la semplifico, perdonatemi, poi abbiamo fatto anche qui studi, insomma, per un accordo fra Partito Repubblicano, Partito Comunista, sul Partito a rovescio, il Partito Socialista, nasce la Lega delle Cooperative. E da quel momento la federazione, che fino per tutto i primi due decenni prima della prima guerra mondiale aveva svolto anche la funzione di rappresentazione politica della cooperazione, a quel punto la federazione diventa semplicemente un organismo economico e la Lega parte col suo percorso di organismo di rappresentanza della cooperazione ravennate. E qui mi taccio, scusate i tagli, proprio le accettate, però sono stato in 5 minuti. Grazie, credo sia stata una mattinata densa di esiti stimolanti e utili. Abbiamo fatto un'ora importante e inviterei tutti a seguirci con Lorenzo Cotignoli, a visitare nel cortile interno la mostra con le immagini di cui tanto vi abbiamo parlato, ma che adesso potrete realmente vedere. Grazie a tutti.